Vi sto per leggere un lungo elenco, una lunga lista. Pregasi prestare massima attenzione. Dunque. Nick Stauskas. Noah Von Lee. Doug McDermott. Adrian Payne. Che purtroppo non c'è neanche più. James Young. Tyler Harris, Bruno Caboclo, Mitch McGarry, Jordan Adams, Shabazz Napier, PJ Erston, CJ Wilcox, Josh Westis, Damien Inglis, KJ McDaniels Clienton Early, Jarnell Stokes, Johnny O'Brien, De DeAndre Daniels, Glenn Robinson. Tutta questa gente ha una cosa in comune tra di loro. Sono stati scelti tutti ai draft del 2014 lo stesso draft di Nikola Johic e tutti prima di Nikola Johic. E a fare queste scelte c'è gente che in un giorno guadagna quello che forse io ho guadagnato in tutta la mia vita mettendo insieme tutti i lavori che ho fatto, va bene? Per cui la prossima volta che qualcuno si prova a scrivere un commento per dire ma te Edo in quel tal video della tal live di tal cosa avevi detto che sarebbe successo e invece non è successo io non dico io non rispondo io chiappo la lista e comincio a leggere la lista parto dall'inizio lui dice Edo ma te avevi detto quella cosa in quel video de cosa io, io rispondo Nick Stauskas Noah von Lee e vado avanti capito per tutta per tutta la lista perché tutta questa gente qui è stata presa prima di uno che stanotte ha fatto tipo 40 punti e 30 rimbalzi e non aveva neanche voglia, si vedeva proprio bene. Eh? Benvenuti, ben trovati, bentornati, ovviamente si scherza, inizia una nuova settimana NBA. Eh, sono successe delle cose che, no? Camilla per, prima di entrare in, in live mi ha detto allora se non ci si rivede buon Natale eh? per capire co come, come si, si prospettava la cosa chissà se riusciremo a concludere questa maratona NBA prima delle tre ore io, io me lo auguro ma no, non lo so non lo so settimana di Natale quante cose sono successe signori miei ora vi comincio a leggere perché a parte gli scherzi insomma, io non c'è troppo da dire, ho limitato al minimo l'editoriale di oggi anche perché tra l'altro eh, oggi mi, mi sono ritrovato, poi si comincia subito e eh, ve lo prometto eh, mi, mi sono ritrovato a, a mettere a posto le playlist del canale, va bene, su YouTube e quindi ho, mi sono imbattuto in, nella playlist delle live quando venivano fatte all'inizio del canale su YouTube Va bene. E c'erano delle live che, tra l'altro, erano combinate insieme, quindi erano multi-argomento. C'era sia l'NBA che la Serie A, a volte anche la nazionale, tutti insieme in una sola live. E erano live di. 55 minuti, un'ora e I un'ora e quattro, In 55 minuti, noi non si è neanche finito di salutarsi. Ora, per come vanno le cose qui, normalmente è per capire come cambia la situazione da un anno a quell'altro. E poi noi siamo qui che si ragiona, il prossimo anno, sapete dove saremo, bene, si comincia allora era successo c'era leonardo germanese che nel frattempo si era abbonato lo saluto lo ringrazio ottavo mese e come ci ho scritto lì l'ottavo mese e ancora il pallone color twitch perché per chi non lo sapesse ora che ce l'ho scritto ve lo posso dire è a un anno che viene sbloccato ai 12 mesi che viene sbloccato il pallone color bronzo come simbolo di coso se invece uno arriva a un anno e mezzo quindi 18 Mesi eh? 18 mesi, pallone color colore argento e due anni, quindi non no una ma due anni, eh, 24 24 mesi il pallone d'oro, eh? questo è un attimo, comunque noi non c'entrava niente. Dice Leonardo Germanese, che saluto e ringrazio, i X sesti, so che è presto per i playoff ma so che è tardi per vittorio, ormai ci andrà Zion a fine contratto con i Pelicans secondo me. Allora, come diciamo tipologia di giocatore, secondo me Zion è perfetto per i Knicks no? perché è un giocatore che comunque attira le attenzioni anche mediatiche ma che è propenso a rompisi una volta sì e quell'altra pure io mi stupisco per come mai ancora non c'è andato Anthony Davis Beh, magari di Anthony Davis poi parliamo quando sono un pochino più tranquillo do dopo, dopo l'ora e mezzo di live quando mi cominciano a venire meno le forze parliamo di Anthony Davis perché così ho meno hari addosso e magari riesco a, a portarlo a casa se no è un problema eh, però la questione purtroppo Nix e Victor Wembanyama eh, rimane. Cioè eh, quest'anno ci sono diverse, non tutte ovviamente, c'è cioè anche chi si sta impegnando in maniera importante, ma ci sono diverse squadre che avrebbero dovuto, potuto, voluto eh, tancare, che invece purtroppo per loro non gli sta riuscendo neanche quello. E è difficile, cioè quando se vuoi perde e non ti riesci neanche di perdere, vuol dire proprio che siamo, al alla siamo alle sgoccioli, capito? Non lo so, eh, Thibodo non è l'allenatore giusto per tankare. Questo ho capito nella mia esperienza NBA. Cioè, se vuoi veramente fare un progetto di tankaggio importante, di quello serio, non devi pigliare perché non, non è nella sua indole, capito? Non è nella sua. Eh, chi lo sa, altre volte ci sono stati dei dubbi storicamente su delle prime scelte che in un modo o nell'altro, diciamo, che alla fine sono capitati ai New York Knicks. Qualsiasi riferimento a Patrick Ewing, no? In questo caso. Quindi chi lo sa, magari alla fine della fiera, le, le, no? eh, co come, come girano le cose alla lottery. No? però onestamente è molto, molto... Mettiamola, mettiamola così, è molto complesso. Può capitare... Può Capitare anche che Anthony Davis non si rompa in un universo parallelo, però è molto complicato. Eh, questa è un po' la, la questione che penso io. Poi c'erano delle altre cose per cui vediamo di recuperarle. C'era Ale Federighi che si era abbonato, terzo mese, lo saluto, lo ringrazio di cuore. Non mi sembra che ci fossero messaggi allegati. E poi c'era Kurama008 che si era abbonato, sesto mese. Lo saluto, lo ringrazio. Dice, Edo, qual è il, il tuo gesto tecnico preferito nella pallacanestro? Allora. È difficile, perché da, penso che tutti noi che siamo qui, avendo questa malattia, più o meno, insomma, ci sono tante cose che ci interessano, mm, mettiamola così. Però, se proprio, proprio ne dovessi scegliere uno, ti dico che l'ambizione, in un certo senso, no? Hai visto quando c'è quella cosa che... Hai sempre cercato di fare ma non hai mai potuto fare, no? E quello diventa un po' il sogno proibito e quindi, in un certo senso, ambisci sempre, no? E è la schiacciai. Io ne, ai massimi livelli, proprio de, della mia tenuta atletica, sono riuscito a schiacciare senza pallone il pallone non mi è mai riuscito proprio di quelle belle proprio andato attacchi di per bene quindi quindi la schiaccia però però se non ne faccio una questione mia personale cioè ne faccio proprio una questione di vedere una partita credo che forse una stoppata fatta bene è la cosa che mi che mi, che mi porta no a, a saltare di più sulla sedia perché c'è un po' tutto nella stoppata. No? La stoppata è un gesto proprio atletico, fisico, da, di, di, di una squassanza, anche proprio no? importante dal punto di vista quasi animalesco. Cioè quando viene fatta proprio di quelle belle che, che, ti va, che te la manda in tribuna. E però c'è anche tanta tecnica: c'è tempismo, c'è anche precisione, c'è avere nella testa no? i tempi dello svolgimento dell'azione. Il massimo della vita è quando poi ne capitano più di una a stretto giro, tipo recuperatevi. Babbo Ball, no figlio Ball, ma Babbo Ball quando a un certo punto decise che in quell'azione lì non si passava. E te potevi far che e lui ne sta un po' tipo 7-8 di fila nella stessa azione. Capito? Quindi, quindi, quella cosa lì. Poi, poi, poi. Eh, ci abbiamo, ci abbiamo, ci abbiamo, ci abbiamo. Giovanni Freda che saluto, quinto mese, dice, ciao Ido, si rinnova anche questo mese. Grazie, grazie, grazie mille di cuore. Ma vogliamo parlare di Paolo, dice Giovanni, se mette anche il tiro da tre come ieri sera, credo che molte difese dovranno chiudere baracca. Ieri è stata una partita importante secondo me di, di banchero, soprattutto per dove giocava, cioè dove l'ha fatta. Palcoscenico più importante di quello lo staple hanno chiuso. Nel senso che ha cambiato nome, c'è il Madison, però insomma diciamo che i fasti di un tempo non sono particolarmente attuali. Tirare fuori una prestazione del genere contro i Celtics non c'era Jason Tatum, va bene, siamo d'accordo, probabilmente a un certo punto l'avrebbe preso lui in marcatura anche soltanto per una questione di status, non che Tatum sia il miglior difensore della squadra, probabilmente qualche cosa sarebbe cambiato, ma neanche troppo, va bene, neanche troppo. È stata una prestazione proprio di livello di uno che dice, ok, allora a questo punto voglio mettere una pietra miliare all'interno della mia candidatura, neanche a rookie dell'anno, perché io penso che quell'argomento lì sia proprio chiuso, nel senso se anche lui ora non giocasse più glielo darebbero uguale perché il secondo arriva terzo quest'anno, va bene? È proprio un'attestazione di status a livello di stella mi verrebbe da dire e mi fa un, una gran paura dire questa cosa per un giocatore degli Orlando Magic che ora sono un marasma assoluto perché hanno troppi giocatori. Tutti mediamente troppo forti per poterli gestire in maniera giusta e corretta, ma nessuno così tanto forte da potersi veramente stagliare sugli altri, forse solo Paolo Banchero. Però mi fa un po' paura perché il contesto non è dei migliori. Anche perché se poi tanto tanto caso di per sbaglio dovesse arrivare Vittorio a Orlando, allora lì si chiude Baracca. Quindi que questo. C'è una cosa: se proprio devo no, trovare in una prestazione che è stata incredibile, perché tra l'altro è, è valsa anche il successo degli Orlando Magic, quindi irripetibile per certi aspetti, no? se devo trovare un elemento. Proprio da dire, guarda, in, già, non, siccome la perfezione non esiste, qual è la cosa che t'ha convinto di meno nella partita di ieri di Banchero? È Un po' di... non, non so neanche come dirvela. Chiamiamola concretezza. Chiamiamolo me, meno sfarfall, sfarfallio. Mm. È, è difficile anche da, da riportare no, in, in italiano corretto e, e comprensibile da, da terze persone, però... Giocatore ti fa 30 punti, soprattutto uno pseudo lungo 1B che alla fine tra rimbarsi e tutto ti fa una ventina, non no, mi ricordo quanto ha fatto, ieri l'ho calcolato 22, 20, 21, 23, 23, insomma una decina e meno di valutazione vuol dire che sì ti sei preso tanti tiri come è giusto e normale che tu faccia, non hai compensato con tutto quel lavoro sporco di background che spesso ci mette in realtà a banchero no? Rimbalzi, assist, recuperi, stoppata, eccetera. Ma ripeto: si sta parlando di volere per forza trovare una nota negativa in una partita e di cose negative praticamente non ce n'ha. Quindi no. Ce ne, fossero, ce ne fossero di Paolini Bancheri. È riuscito tra l'altro nell'impresa anche ieri sera di eh, malcelare un, un apprezzamento da parte di Flavio Tranquillo alla FIP in generale perché ha detto, eh, li, cioè, avendoci avuto a che fare, so come lavorano e quindi so che hanno fatto il massimo di quello che poteva fare. Andiamo avanti. Eh, poi c'era Not io adoro lo sapete Flavio Tranquillo quindi non è, non è una critica da parte mia a Flavio Tranquillo eh, not a 7 siamo sempre nell'abbonamenti si è abbonato sedicesimo mese che dovrebbe essere il pallone color bronzo eh, perché il pallone color argento lo ripetiamo scatta i 18 ormai ce l'ho scritto lì è proprio uno spettacolo eh, lo saluto, lo ringrazio Dice ciao Chavito da tifoso Dallas, non ho molto da chiederti visto che sono avvolto nella depressione, ma visto che ci sono, ma questo Hemba, l'NBA è, è, un, è un pesce strano, se posso esprimere così un giudizio spassionato, perché un giocatore che fino a due settimane fa era fuori dalla lega, va bene, si presuppone che non abbia le possibilità, le carte in regola, che non abbia nel mazzo, no? la carta del Trentello. Perché se no, un, un ragionamento logico sarebbe se questo giocatore qui fate tutte le attenuanti del caso, le, non c'era Donci, la partita è andata come... Quello è un periodo di stanca della stagione, quello che volete. Ma se questo giocatore qui... Comunque sia, a oggi ha il trentello in mano in una partita NBA, non esiste che sia fuori dalla Lega. Magari esiste che sia in una squadra in cui gli danno pochi minuti, e quindi si fa pochi punti. Riesce ad avere un impatto, diciamo, minore rispetto, ma non esiste uno che ha, cioè, se, se ci fosse oggi a piedi per strada, va bene. Un italiano in grado di fare 30 punti in una partita di Serie A non sarebbe a piedi, lo prenderebbero, perché? Perché se fa 30 punti, ma io lo metto, cioè lo piglio, è italiano, lo, lo, lo metto ultimo della partita, cioè, in NBA invece non è così. Perché dato il, le, le giuste, il giusto contesto, dati i giusti presupposti, messo nella squadra giusta, in una serata in cui può essere leader della squadra, anche Carmelo Anthony ha il trentello ancora in mano e non ha squadra NBA. Anche Demarcus Cousins ha il trentello, anche Dwight Howard, anche Isaiah Thomas e nessuno di questi ha squadra NBA al momento. L'NBA è un posto strano. Eh, questo è possiamo riassumere la questione però io credo che nel momento in cui appunto rimette piede in campo Doncic Kemba torna a fare i minuti di Facundo poco più e nel giro di pochi mesi sarà nuovamente a piedi. A questo punto, per come la vedo io, eh, per come più o meno si può pre presumere che vanno le cose. E se qualcuno ha intenzione di venirmi a rinfacciare questo pronostico, io ricomincio con Nick Stauskas, Noah Volley e tutti quell'altro. Eh? Questo... Eh, poi no, sto scherzando, ovviamente, ragazzi. C'è ogni senso a me, Garba, quando mi, mi riportate in auge i miei pronostici sbagliati: prima di tutto perché sono molto più quelli sbagliati di quelli azzeccati, e quindi statisticamente può succedere molto più spesso, e poi perché normalmente un pronostico diciamo una cantonata, proprio una trambata proprio presa nel viso di quelle belle piene, è la cosa che ti porta, rivista col senno di voi magari un anno dopo, cinque anni dopo, dieci anni dopo, alle migliori riflessioni, i migliori ragionamenti, perché allora uno dice perché? Eh, cioè, non perché è andata così, perché è andata così l'ho visto, ma perché io pensavo quello un anno fa, cinque anni fa, dieci anni fa, qual era il contesto che mi ha portato a pensare quella roba, cioè, e quindi, no, eh, a meno che il, il pronostico non sia stato fatto da Peirce, e allora lì non c'è un contesto da fare, cioè, perché, perché è Peirce, eh, lì finisce, no. Poi c'era Gino Gamer007, che saluto e ringrazio. Sedicesimo mese, dice Scido, ma per ridurre gli spostamenti nella NBA non si potrebbe fare che due squadre giocano quattro partite una contro l'altra in dieci giorni, poi nei dieci giorni successivi una squadra si sfida con un'altra. Per esempio, io se fossi Boston, giocherei quattro partite in 8-10 giorni con Minnesota, poi nei 10 giorni successivi con Nola, poi gli Warriors e via via tutte le squadre. Solo per fortuna. Degli esempi, allora, da un punto di vista logistico, questa è una cosa che ha molto senso. Tant'è vero che io ricordo bene, ora non vorrei sbaltoppare proprio clamorosamente il periodo, però mi sembra che attorno al periodo in cui era tornato nella lega Michael Jordan con gli Wizards. Quindi ti parlo di un po' di anni fa, eh, però era stata presa seriamente in considerazione. Va bene? Cioè una specie di. Non è così, ma per capirsi bene, eh, suddivisione della stagione in piccoli mini gironi mm, in modo tale che le squadre limitassero gli spostamenti e soprattutto sia temporalmente che da un punto di vista proprio de, 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 degli spostamenti logistici, cioè dei luoghi, cioè giochi con tutte le squadre che hanno la città tra virgolette vicina, poi cambi zona, giochi con tutte, e poi ricambi zona e i grandi spostamenti li limiti. Perché questa cosa non è stata fatta per il motivo per cui normalmente vengono e non vengono fatte sempre le cose in NBA, ma a giudicare da come stanno andando recentemente le cose anche dalle nostre parti, e cioè i sordi perché eh, sono, erano state fatte ai tempi delle ricerche che dettero come risultato il fatto che un big match, faccio per dire, come potrebbe essere oggi, non lo so, Boston eh, Warriors, la riedizione delle finals. Mm giocato eh, metti tre volte di fila nel giro di pochi giorni eh, di un paio di settimane magari quattro partite e poi non giocano più tutto l'anno genera meno introiti sia da un punto di vista mediatico sia da un punto di vista di diritti di televisivi e di biglietti venduti e tutto quanto fa spettacolo attorno alla partita rispetto a una stessa partita che però ti puoi giocare in tre, due o tre momenti diversi va bene durante la stagione perché ricrei l'aspettativa in quelle settimane che, che, si, che, che mancano tra una partita e l'altra ricrei l'evento e soprattutto c'è la, 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 la questione che non può essere limitata nel caso in cui si facessero tutte le partite insieme di eventuali infortuni e eh, metti che ora capitava appunto Celtics Warriors riedizione delle finals, due o tre partite a fila nel periodo in cui mancava Stephen Curry e magari come Stanotte anche Jason Tatum ti giocavi milioni di dollari perdendo tutte le, le aspettative che c'erano. Su quelle beh, tutte no, ma insomma, una buona parte di aspettative perché non avevi possibilità di recuperarli. Quindi all'epoca fu bocciata, fu presa in considerazione. Me lo ricordo perché se, se ne fece un gran parlare in quel periodo e poi non, non, ne fecero, non ne fecero di niente. Da un punto di vista logistico, di spostamenti, anche per certi aspetti, un'altra delle tesi che avanzavano all'epoca per cercare di ridurre gli infortuni, perché chiaramente limitando gli spostamenti in aereo, in pullman, e quindi le ore di sonno e la vita avrà stragliata, anche il fisico dei giocatori poteva rispondere meglio, però quando entri ne nell'ambito dei sordi non c'è niente da fare, eh, ha sempre in quel caso lì il, 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 il privilegio. Poi c'era Piergino Paolino che se abbonato mi dice qui primo mese, qualora fosse vero, benvenuto e grazie, questo è un gruppo di persone eh, che il lunedì sera di solito si ritrovano quando non ci sono le elezioni e quindi sono in astinenza di Maratona Mentana e fanno la Maratona NBA e vanno avanti di solito a oltranza fino a decesso del conduttore. Eh, verso le tre ore più o meno di live speriamo che stavolta finisca meglio per tutti eh? questa è la situazione eh, poi abbiamo anche Andrea Fab 11 quinto mese lo saluto lo ringrazio dice ciao vedo finalmente ti trovo in live solitamente le recupero su youtube grazie grazie mille mi trovi una trade realistica che renderebbe Denver ancora più competitiva eh, è una bella domanda. Allora io ce l'ho, va bene, io ce l'ho. Però eh, io parto da un pregiudizio hm, che ho sviluppato nel corso di questi anni nei confronti di Michael Porter Jr. Io avevo grandi aspettative, ma essendo ormai arrivati a diverse stagioni, in cui più o meno sempre va a finire allo stesso modo. Eh, io, io andrei, cioè lui per me sarebbe l'anello debole di una catena che nel resto del quintetto secondo me non è che puoi andare a migliorare più di tanto, cioè nel senso sì, puoi aggiungere una stella in, in, in guardia, ma non è detto che migliori, anzi, cioè magari vai a rompere degli equilibri che oggi funzionano anche piuttosto bene, perché Denver è una squadra in cui Nicola Jokic ti può fare la partita da quattro tiri dominando, come fu un po' di settimane fa, e la partita da 40 punti dominando, come è stata stanotte. E la squadra comunque riesce ad adattarsi, anzi è lui che decide in quei... No, non c'è secondo me molto altro da cambiare però se uno potesse non ti faccio una fanta trade diciamo attualizzabile dal punto di vista degli stipendi degli accordi tutto il resto perché ci vorrebbe il sito e, e c'è si potrebbe anche fare però magari no in altre situazioni però per farti l'identikit del giocatore, se al posto di Michael Porter Jr. i Nuggets fossero in grado di metterci un giocatore alla. Andrew Wiggins, cioè un giocatore che normalmente non è chiamato a fare la prima punta e neanche la seconda punta, ma se c'è necessità perché manca uno dei due primi due o perché sono in una serata storta o perché hanno problemi di falli o altro, può fare da prima punta e che normalmente ti porta atletismo, intensità, difesa e ormai anche esperienza. Quindi, questo più o meno è l'identikit. Tutte cose che onestamente Michael Porter Jr. fa fatica a portarti perché eh, bisogna vedere se può fare la, la, la prima punta all'occorrenza, perché intanto bisogna vedere se c'è, perché so più le volte che non c'è di quelle che c'è, poi l'atletismo in un fisico che ormai è stato abbastanza logorato dagli infortuni, non lo so quanto sia no, affidabile, esperienza non c'è, perché non l'ha fatta in tutti questi anni, a prescindere dall'età e ancora ci avrebbe tempo eccetera eccetera, però non lo so ragazzi sarà che io ormai ho sviluppato proprio nei confronti di Anthony, io Ogni tanto ci devo mettere dentro Anthony Davis stasera nel tentativo di sbollire, di sbollentare fino a quanto poi ne parliamo, va bene? Perché se, se lo nomino e ne parlo tutti insieme Perdi il capo. Quindi ogni tanto me, me, lo, me lo provo a, a farlo in dose omeopatia, capito? Un po' a piccole dosi e magari quando poi se ne parla, no? Sarà che ho perso la fiducia nel genere umano dopo Anthony Davis, ma a me i giocatori che attaccano a Rompisi non una, ma due, ma tre, ma quattro volte, io ci perdo, non ho più fiducia, non ci credo più. Capito? Questa è un po' la, la, la questione. Poi, 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 poi c'erano degli altri abbonamenti quindi vediamo, vediamo di recuperarli. Fancia 9, che saluto e ringrazio, ottavo mese dice: Ciao, Edo, come va? Si sopravvive alle live di tre ore? Si... C'è vita dopo le live NBA? Questo potrebbe essere un titolo di un approfondimento, no? E... Si fa fatica, si fa fatica, ma per ora si, si regge. Si regge. E... Che ne dici, che ne dici dei passi fischiati dagli arbitri? In NBA, molti youtuber americani dicono che adesso l'NBA è orribile. Io credo sia una questione di abitudine, anche se mi sembra che non stiano usando tutti lo stesso, eh, e poi se si è fermato il messaggio. Eh, si è fermato il messaggio. Quindi proviamo a recuperare... Ah, ma era nei Beats, vedi, che continuava... Ringrazio doppiamente di cuore Fancia 9, eh, che dice che stiano usando tutti lo stesso metro di giudizio. Guarda, per esempio, Lebron sulla palla rubata con i Celtics e lo step back di Harry, che invece viene fischiato contro i Pacers. Che ne pensi? Secondo me è giusto si fischino, è giusto si fischino anche perché a volte sembrava football con il canestro. Poi, se vuoi, possiamo anche discutere della validità dei passi di Lebron. Eh, continua, ma... Io io L'ho perso anche stavolta. Eh, in realtà ha ah, il primo valletto per secondo. Fancia. Eh, vabbè, ormai, comunque l'ho letto, e, e più o meno, più o meno ci, ci siamo capiti più o meno ci siamo capiti. Spero almeno. Io credo di aver capito. Poi, per come l'ho letta io, sicuramente voi non ci avete capito, una mazza. Ma io credo di aver capito. La questione è questa, secondo me, eh, la gestione del metro arbitrale in NBA oggi ha bisogno secondo me di essere presa seriamente in mano da parte della lega perché aumentano gli strumenti a disposizione c'è Sihoho c'è l'Istan Replay c'è un sacco di storie eppure io sto vedendo dei fischi in questa stagione agghiaccianti due degli ultimi che poco hanno a che fare con le questioni tecniche perché secondo me sulle questioni tecniche c'è sempre la possibilità di argomentare al di là di tutto la pallacanestra è uno sport di contatto che si gioca a 300 all'ora in cui la frazione di secondo fa la differenza quindi c'è sempre la possibilità di argomentare tutto e il contrario di tutto al 99% delle volte però ci sono delle questioni non tecniche dove vengono prese delle cantonate che onestamente i tecnici ho fischiato a Donci tra sera perché ha trattato male un compagno, l'espulsione di Jamoran stanotte, ieri notte quando era io ormai alle le notti ci fu capo perché stava parlando con una tifosa. Uno mi dice «Ma perché vai a parlare con la tifosa?» Siamo d'accordo, però fa parte dello spettacolo, va bene? Fa cioè, qu questa gente qui, soprattutto le stelle, prima ancora di essere dei performer dal punto di vista sportivo, so prima ancora no, ma sono anche degli showman, sono anche dei personaggi, a parte Jokic, chiamati a avere un atteggiamento pubblico e ne rispecchi lo status di stella anche de del cinema. Della de, de de me mediaticità va bene eh, il, 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 la chiamata su FaceTime successiva all'espulsione. In quel caso, lì secondo me è stato un colpo di genio, ma non, non puoi far sì che una partita perda il suo. non lo puoi anche da un punto di vista economico, è per questo che penso che questa riunione eh, famosa in cui ne parlino e sistemano la cosa stia per arrivare perché una partita in cui viene espulso Jean Morin perché parlava con una tifosa è anche un danno economico alla lega ai diritti d'immagine di quella partita nello specifico perché te perdi il giocatore più atteso della partita per niente per niente e Questo è solo un esempio per capire, per cercare di spiegare come gli arbitri al momento siano in difficoltà. Poi, questo a livello generale. A livello specifico sui passi, è storia ormai, no? Cioè, la diatriba tra area FIBA e NBA è dall'inizio dei tempi, dall'alba dei tempi, e noi abbiamo una visione diversa della gestione dei passi e del doppio palleggio. Io non penso, ti dico la verità, che si arrivi mai a un, una, una, una sublimazione delle due cose. Ci sarà sempre, secondo me, un, una visione differente tra Europa e area NBA. Perché l'area NBA è molto più RB, mm? è molto più playground style. E i, i, se te vai a vedere una partita di playground tra ragazzi... Quello è, quello è sempre palming, quello che fanno loro è sempre palming, però è lì che si crea la cultura urbana della pallacanestro e, e i giocatori spesso e volentieri vengono anche da lì. Giamoran fa sempre doppio, continuamente, però se, se cominci a fischiargli lui smette di giocare perché poi perdi capo e ti piglia tre tecnici di fila e viene espulso. Cioè, mm, Secondo me quella cosa lì non la puoi togliere, cioè mentre, mentre la gestione arbitrale in questo momento della stagione della Lega può essere sistemata e secondo me deve essere sistemata, la questione dei passi secondo me non gliela puoi, non gliela puoi proprio togliere. Eh, Tant'è vero che se guardi dalle due posizioni eh, di Area FIBA e di Area NBA, nonostante tra virgolette stando proprio al rigore delle del tavole delle leggi di Neismith, eh, c'è scritto che i passi si fischiano giusti noi in Area FIBA. Però eh, quale delle due posizioni si è un pochino avvicinata all'altra nell'ultimo periodo con la regola del passo zero? Noi a loro. Eh, non capito, non, non, secondo me non c'è niente da fare in questo, perché ti ci porta proprio il, il movimento culturale scestistico, vai in quella direzione. Eh, è brutto eh, per i puristi della pallacanestro, come in parte per alcune cose sono anch'io. È brutto, cioè a volte quando vedi proprio il giocatore che la piglia sotto braccio e va via, eh, dici, ma dai, onestamente. Secondo me ci vorrebbe anche lì una linea di, di buonsenso, nel senso che quando è proprio troppo evidente devi fischiare, e invece a volte la lasciano passare anche, anche in quel caso lì. Però secondo me non si arriverà mai all'attuazione corretta, diciamo, della, della regola, assolutamente. Poi c'era Duck93, che saluto e ringrazio. Quarto mese siamo sempre, lo ricordo, qui nell'abbonamenti. Dice... Ciao Edo. 1. Pensi che se il canestro di Hawaii in gara 7 non fosse entrato, il progetto Philadelphia, bid in particolare, sarebbe visto differentemente rispetto a come lo è ora? 2. Dove sarebbero potuti arrivare insieme Penny e Sheck con due teste normali? Ehm probabilmente avrebbero fatto... Allora, non ti voglio dire quello che hanno fatto... Sì, quello che hanno fatto Sheck e Kobe. Però lo devo, lo devo argomentare, lo devo spiegare bene, perché sennò può essere frainteso. Io non considero neanche Sheck e Kobe aventi due teste, tra virgolette, normali. Cioè, nel senso, secondo me, anche Sheck e Kobe hanno raccolto... Forse il 50%, forse di quello che avrebbero potuto raccogliere se avessero avuto delle teste normali. Entrambi, perché chi per un modo e chi per un altro erano due esagerazioni. Mm, no, no, secondo me non poteva neanche esistere due mentalità alla Hobby Bryant nella stessa squadra perché a quel punto se anche Sheck avesse avuto quella testa lì eh, tutti quegli altri non avrebbero potuto sopravvivere perché nessuno avrebbe retto minimamente il, il passo e, e sarebbero schiantati psicologicamente e fisicamente. Quindi anche la coppia Sheck e Kobe, secondo me, non ha ottenuto quello che avrebbe potuto ottenere, ma non ci è andata neanche vicino. Se Sheck e Penny Hardaway avessero avuto due teste normali, avrebbero forse ottenuto quello che hanno ottenuto ora Sheck e Kobe avendo due teste come hanno avuto. Mm? Quindi, questo risponde alla domanda se io considero superiore la coppia Sheck e Kobe o la coppia Sheck e Penny Hardaway. Io considero superiore la coppia Sheck e Kobe. Però eh, ci siamo persi tanta roba anche con Penny Hardaway. Assolutamente. Soprattutto perché eh, Penny Hardaway ha avuto lo Sheck anche meglio per certi aspetti. Mm, perché se pensi a quanto è migliorato, poco. Tecnicamente Shaquille O'Neal nel corso degli anni e quanto invece è peggiorato tanto fisicamente, non ti voglio dire che lo Shaq dei primi anni era meglio dello Shaq dei Lakers, ma insomma mm, eh, era in una condizione diversa. Però, mm, in, questo, in, questo, in questo senso, invece, io, ragazzi, sul The Process, non, non... se non fosse entrato quel canestro. Eh, sicuramente avremmo vissuto una realtà diversa. Parallela. Chissà, però io gli ho poca fiducia perché, secondo me, col senno di poi eh, sto parlando. Quel progetto lì ha sempre avuto dei limiti strutturali importanti. Bid, ragazzi, è un giocatore veramente difficile, veramente ingombrante. Io sto perdendo. Non ho perso la fiducia perché secondo me il progetto con dentro James Arden ha delle possibilità. Per quanto ora ci sia un po' di scetticismo mediamente a riguardo, io continuo a pensare che abbia delle possibilità. Però se dovesse andare male anche questo, e è possibile che vada male, secondo me c'è delle, delle magagne anche su Embiid È troppo forte e ha avuto accanto talmente tanti giocatori che non è possibile che non ci, sia, non ci si sia neanche mai avvicinato alla vittoria, vuol dire che c'è qualcosa che ancora non abbiamo capito di Embiid, in negativo sto parlando, perché lui è troppo forte e di giocatori intorno gli ce ne è girati troppi, non voglio dire troppo forti, perché tutti di loro avevano qualche pecca nel periodo in cui sono stati con Embiid. Però sono stati veramente tanti che hanno girato intorno a Embiid e non ci si è neanche mai avvicinato lui a vincere l'anello. Quindi c'è qualcosa che forse non abbiamo capito. Banalmente, potrebbe anche tranquillamente essere soltanto l'era sbagliata per poter vincere in NBA avendo un giocatore che normalmente sta all'interno dell'area poi è anche perimetrale, mette anche palla per terra, ma la maggior parte delle volte riceve all'interno dell'area e ferma l'attacco, ferma il pallone. Per vincere con un giocatore del genere potrebbe anche semplicemente essere l'era sbagliata, quindi non essere, tra virgolette, colpa del giocatore, quanto piuttosto del contesto, il giocatore giusto nel momento sbagliato, e se fosse capitato vent'anni fa avrebbe dominato e avrebbe portato a casa anelli, eh? plurali, fa per dire però oggi è un giocatore ingombrante, dal livello tecnico, a livello caratteriale, a livello di status, a livello anche proprio di rapporto, ma onestamente, ma c'era bisogno di andare a rispondere a quello che ha risposto l'altro giorno. Cioè in un momento difficile, va bene, della squadra, perché comunque è un momento difficile. All'interno di un progetto che storicamente ha fatto fatica ti fanno una domanda Tranquillissima, che, che proprio non voleva neanche andare in quel. Io ho visto, cioè, quello che gli ha fatto la domanda si sarebbe messo il capo dentro lo zaino quando ha visto la risposta perché non voleva mettere in difficoltà, non voleva creare un problema. E ha risposto: I tifosi di Filadelfia mi vorrebbero tradare. Che motivo hai di dire una roba di genere? Cioè, al di là del fatto che sia vero, e secondo me è vero, sotto sotto, ma al di là di quello, perché dirlo? Perché aizzare, Perché tirare fuori ulteriore polemica? Non sei in un momento in cui la squadra, il progetto, ha bisogno di essere stimolato, ha bisogno di essere scosso e allora ci sta anche che tu lo faccia a mo' di provocazione per dare no? un, un, un po' un impulso alla squadra. Te invece ora hai bisogno soltanto di tenere buona la situazione, calma e tranquilla, recuperare Maxi e, e, e reinserire il Barb. Perché tirare fuori questa polemica? Perché? E lì però eh, no? fa parte dell'ingombranza del giocatore che dicevo prima. Quindi io non sono convinto. Se, se quel, quel tiro non fosse entrato, qualcosa sarebbe cambiato. Ma secondo me sarebbe successo altre cose per le quali ora si sarebbe più o meno nello stesso posto, nello stesso punto. La mia idea. Poi si parla sempre di se, sì, ma. Eh, quindi mh, cioè, si fa per chiacchierare, però questo. Poi c'era Jordi Brown, stiamo sempre nell'abbonamento, quindicesimo mese. Lo saluto, lo ringrazio e gli dico che ha il pallone di bronzo. Perché il pallone silver arriva ai 18 e lo dico perché c'è scritto: lo so, a questo punto no, eh, rivendico questa mia conoscenza. Grazie, grazie mille di cuore. E poi c'era, poi c'era Francesco Cavallotto che saluto. 24esimo mese, due anni in di Francesco Cavallotto e quindi sì, pallone d'oro a questo giro. Lo saluto, lo ringrazio, dice, sono 24 come i centimetri di Victor Wembaniama più Arden e Oscar Robertson. Il messaggio a schermo, grazie chat, grazie, me ne ero scordato in una maniera indecorosa, Quanto tempo è che parlo con questo messaggio a schermo e io ci parlo sopra come se niente fosse? Ma le mezz'ore? Eh. Mi scuso, me, me ne scuso. Comunque, dice Francesco, eh, sono 24 come i centimetri di Victorone Wembaniama, più Arden e Oscar Robertson, gli stessi che ho io da un certo Luca Dojcic. E eh? eh, allora io no dai 24, no, quanto è Ardenne? No, oddio, eh, insomma, in effetti, quando poi vai a pensarci con quei giocatori lì ci rimani, ci rimani sempre male con tutti. Eh? Eh, io ho visto alcune foto recenti di Wembaniama. Io penso che sia cresciuto dell'altro. Considerate che poi quando vanno a fare le rilevazioni NBA, normalmente loro ci caricano sempre sopra qualche cosa. C'è chi dice le scarpe, c'è chi dice capelli, c'è chi dice. ci caricano sempre sopra qualche cosa. Quindi io ho paura, il prossimo anno quando andranno a fare la, ri... la rilevazione su Wembaniama. gli ci vuole la scala per arrivare in punta, capito? Non lo so, eh, però penso che, che ci diventi... Non so se avete visto... Il... Ora ha preso un viziaccio brutto. Eh, se, se ogni tanto seguite le partite, almeno gli highlights di Wembania, penso che l'abbiate notato. Tira da tre in corsa, su un piede. Per carità, fa anche Canestro abbastanza, perché è un fenomeno. Però no, no, no. Da tre in corsa no. Cioè una volta può capitare ma lo sta facendo proprio d'abitudine, e no, no, Se io proprio direi no, io mi presenterei in conferenza stampa dopo la partita, lui è lì, mi prendere, alzerei la mano, prenderei il microfono e direi sì, eh, buonasera, no, e, e que, questo sarebbe il mio intervento alla cosa, comunque, andiamo avanti. Eh, poi c'era Vince96 che saluto e ringrazio. Secondo mese, grazie mille. Dice: Nessuna domanda, lascio spazio a chi è più, chi è più competente, ma grazie al lavoro che fai. Considera che, che alle, alle domande rispondo io qui per cui la competenza non è cosa, cioè, no, nel senso, se, se, se quello che risponde alle domande so io, capisci, che la competenza, per cui qui c'è posto, per qua? anzi, anzi, coloro i quali magari, no, hanno cominciato a seguire da meno tempo, oppure hanno, seguono la pallacanestro come hobby, ma seguono anche tanti altri sport, no? e quindi non è, sono i ben accetti, e, e noi, anzi, in questo video c'era una delle, in questo video in questo canale c'era una delle serie che è stata anche tra virgolette più fortunate in assoluto, che andava proprio a spiegare i rudimenti, i basamenti della tecnica e delle quindi, e tornerà perché a grande richiesta tornerà. Per cui, nessun problema, nessun problema. È questo. E siamo arrivati, si sì, dovrebbe essere arrivati, quasi in fondo all'abbonamenti. Per cui, visto che prima se ne parlava in chat, questo è il momento tanto atteso da molti e odiato da altri. Il momento Peltel! Ecco, ragazzi, ma, ma so Sogno o, o son bicchierone? Ragazzi, io non vorrei sbagliarmi, ma io ho una certa, ho una certa, cioè, nei confronti del bicchierone ho una certa, cioè, se non fosse, se, se, se non fosse, eh, beh, poi vedi, vedi qual è il problema, che io quando comincio a scrivere, vedi, eh, eh, però eh, se scrivo così mi sa che non lo trova, capito? E ora, io non vorrei, io non vorrei essere, non vorrei essere, però, però... 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 Bada! Senza aiuti, sen Ragazzi, la scespa, la scespa... è identitaria. Cioè, la non puoi sbagliare la scespa. Onestamente, sarebbe stato... Sarebbe stato un'onta, un affronto nei confronti del sottoscritto se, appena visto proprio, appena tirato fuori, io non l'avessi riconosciuto. Però, posso, posso cominciare a nutrire il dubbio sul fatto che i miei amici di Veltal qui seguano il Quasi Gaming? Perché non è possibile... Si è beccato Wall la prima volta, poi Bicchierone, cioè, boh, non lo so, secondo me, secondo me ogni tanto qualche d'uno è eh, un'occhiata, e a questo punto eh, direi anche, visto che è stato molto veloce, di fare Peltl Unlimited, che come sappiamo è molto, è molto, cioè, non è, è, meno affidabile, però, però eh, ecco, qui per esempio ti ci voglio, questo è il giocatore di Peltl Unlimited. Allora, io ho visto così, ve lo dico, con questo ricciolino, con questo... Ho un paio di opzioni che potrebbero essere o Christian Wood, secondo me, o anche, e sono indeciso io, tra Christian Wood, McCo o Trey Murphy. In chat vedo... Eh, però vedo anche tanti... Vedo anche Barrett, eh. Secondo me Bol Bol no. C'ha più Cespa. Eh, vedo vedo tanta indecisione anche in chat. Andiamo, andiamo, con Barrett, perché quando me l'avete detto mi si è illuminata. Niente. Allora, abbiamo pescato però che è, gioca nella Easter Conference e è una guardia ala. E non è 6 e 6 non è 6 e 6 ma ci va vicino. Quindi guardiala vicino ai 6 e 6 della Easter Conference. Aspetta, ve lo faccio rivedere. Secondo me... Guardiala però. Guardiala non può essere neanche Wood. Secondo me non è Barz. Ha mille 15 anni fa. Hanno un hobby. Potrebbe essere Bars, però guardi. Proviamo Bars, dai, vediamo che ci dicono. Pro proviamo Bars e vediamo che ci dicono. No, 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 no. Eh, abbiamo, abbiamo, pescato, abbiamo pescato solo il fatto che è la Easter Conference. Derry Quite. Fammi rivedere, fammi rivedere. No, ragazzi, Derrick White, secondo me no. Hunter, guarda che Hunter. Attenzione. Attenzione perché appena me l'ha detto H. Gabri, secondo me Hunter. Attenzione. Uno piglia. Perché uno piglia? Abbiamo, no, abbiamo buggato. No, ma scusate, eh. Se io figo su Hunter. E uno figlia! No! Abbiamo buggato Purple Unlimited! E, e come facciamo? Ma io volevo Hunter. Eh. Hunter! Invio! Oh, l'abbiamo pescato, vedi, vedi, aveva cercato di non darcelo perché era quello giusto e quando, e quando io pigiavo, vedi, lui non... e invece era lui, signori, di Andre Hunter, An chi l'ha detto per primo? H. Gabri, H. Gabri ci ha avuto occhio ha avuto occhio signori e quindi e quindi ringraziamo tutti H. gabri cagabri eh, anche questa sera abbiamo, abbiamo abbiamo dato io tutte le sere vorrei evitare il pearl unlimited perché vedi c'è qualche bug c'è qualche non è proprio liscio liscio però il pearl normale eh, eh, stasera già proprio no questo questo e poi c'era, poi c'era, Scaso 02 che nel frattempo che noi si, si ruzzava qui, che si faceva spelt, sei abbonato, lo saluto, lo ringrazio, ottavo mese, dice, ciao vedo, sono ancora acerbo dato che ho iniziato a seguire con Costanza l'NBA solo dal 2017, che pare poco, aggiungo aggiung io, ma ridendo e scherzando so sei anni tra po' comunque roba, cioè ni senso, dopo sei anni uno comincia. Avere una certa esperienza, al di là di tutto, no? Adoravo vedere il Barba nel suo prime ed è diventato il mio giocatore preferito. Ricordo però che molte persone criticavano il suo modo di giocare. Che ne pensi? Il Barba è un giocatore che è sempre stato divisivo. Perché Dio è sempre stato? Perché molti non si ricordano il percorso che ha fatto James Arden. O meglio, se ti ci fermi un attimo a pensare. Allora ti torna, ma se no, lì per lì no, no, non ti va. Perché uno pensa, no, pensi a Harden, pensi a Harden dei Rockets, l'MVP, quelle robe lì. Ma c'è anche un percorso precedente e una costante, una caratteristica che ha accompagnato il Barba durante tutta, tutta la carriera è stata le critiche. Perché io ricordo molto bene che quando era a Si, a inizio carriera, era criticato. Perché c'erano due fazioni. C'erano quelli che dicevano il Barba è giusto che vada per la sua strada, è giusto che abbia la sua squadra perché è troppo forte per fare il sesto uomo o comunque la seconda opzione offensiva di Durante. Non così non esprime il suo vero potenziale. Sta sbagliando, sta buttando via la carriera e quindi lo criticavano. E c'erano quelli che dicevano: il barba deve capire che esiste anche l'aspetto difensivo della pallacanestro, soprattutto se giochi in una squadra che ha tante alternative come i Thunder con o Westbrook e con i Bach eh? ti devi dedicare alla Sesse se no non vincerai mai e quindi lo ridicavano allora lui è andato a Houston a Houston ha tirato fuori dei numeri che roba da chiodi tra cui anche l'MVP e tutto il resto ha rifatto ha ristabilito io credo non so quanti record di, di, di categoria per quel che riguarda diciamo l'efficienza offensiva in generale e però la gente lo ritirava perché diceva eh sì però a livello individuale ma la squadra non vince con quel sistema di pallacanestro non si può vincere ha bisogno delle stelle sono arrivate poi le stelle Chris Paul, Westbrook e non ha vinto uguale la colpa d'Antoni e criticavano il Barba allora è andato in Inez e allora lì è stato criticato anche senza averci praticamente mai giocato perché comunque la scelta Inez, Durente, Harry Irving ti piace vincere facile ponci ponci po eccetera eccetera e allora è andato a Filadelfia e è stato criticato perché non è più il Barba di un tempo che però veniva criticato quando era il Barba di un tempo ora non lo è più e viene criticato perché non l'è più e quindi fondamentalmente è stato criticato sempre Va bene per tutto il corso della sua carriera. Io credo che Arden debba in realtà essere preso e rivalutato eh, a, a posteriori. Cioè io penso che i, maggiori, i migliori giudici della carriera del Barba saranno i nostri figli, eh? in maniera molto poetica. Cioè coloro i quali non l'avranno mai visto di persona potranno avere uno sguardo onnisciente su tutta la carriera del Barba conclusa e potranno trarre, recuperandoselo, studiandolo, a posteriori, delle impressioni un pochino meno dettate da, dall'impeto, meno dettate dal fatto di, di starla vivendo in questo momento la carriera del Barba, che secondo me a noi ci porta ogni tanto a perdere di, i, i riferimenti. Quando vivi un giocatore da vicino e, e lo vedi notte dopo notte e vedi l'evoluzione, secondo me non sei il miglior giudice possibile per quel giocatore. Poi c'è stato anche un aspetto che l'ha eh, penalizzato, secondo me, relativo a quel discorso che si faceva prima sui passi. Il famoso step back alla James Harden nel corso degli anni è diventato quasi un meme, no? Perché la gente faceva i rallenti per far vedere quanti passettini piccolini c'erano all'interno di quel unico step back definito step back un passo indietro, e lui in realtà ce ne faceva tre o quattro. E questa cosa l'ha più buttato nel mondo, no. De De, della provocazione dei meme dei social e tutto il resto, quindi è stato per certi aspetti anche vittima degli eventi. Giocatore che ha avuto un'altra caratteristica che magari 30 anni fa sarebbe passata più sotto traccia. Sai quanti grandi giocatori della storia della pallacanestro hanno fatto le ore piccole in giro per le discoteche, i night, hanno avuto una vita molto irregolare la maggior parte dei grandi campioni, eh? non tutti, ma la maggior parte. Però all'epoca finiva lì, c'erano delle leggende metropolitane che venivano raccontate a posteriori, qualcuno a volte se ne anche un po' vantato, però finiva lì. E invece ora nel mondo dei social, nell'era in cui in qualsiasi momento siamo in diretta dappertutto nel mondo, non te ne fanno scappare una. Quindi anche lui è, è, è stato, secondo me, per tanti aspetti, per tanti anni, il giocatore giusto nel momento sbagliato, nel posto da definire. Però, a parte il fatto che ci mancherà quando, quando si ritirerà, secondo me quando potremmo dare uno sguardo generale alla carriera del Barba ci si renderà conto di quante critiche si è preso anche ingiustamente. Non voglio dire che siano state tutte ingiuste, non è vero, perché anche lui ha sfruttato non tutto il potenziale che aveva e avrebbe potuto comportarsi spesso in maniera più professionistica, mm, sia sul campo che fuori. Però, secondo me, tante delle critiche che gli so più avute addosso sono state ingiuste. Vi dico la verità. Secondo me c'è tanto di buono nella carriera del Barba c'è anche tanto di negativo, quante azioni sono passate a, 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 alla, alla storia con lui fermo in un punto del campo e guarda quell'altro e difendano il suo difensore, il suo attaccante e gli fa canestro in backdoor, cioè lì alle volte, però io sarà che poi, boh, non lo so, eh, io ci ho sempre avuto un po' anche un ascendente nei confronti del Barba, ma io l'ho sempre, tra virgolette, giustificati quegli atteggiamenti lì Dicendo e raccontandomi che comunque era in un contesto per il quale no, no, non, non, po non poteva vincere, lo sapeva e quindi era particolarmente remissivo, però sono tutte considerazioni: secondo me, che si fa sull'onda anche emotiva dell'apprezzamento oppure de de del disprezzo tecnico che uno può avere nei confronti del giocatore. Facciamo, facciamo la chiude sta carriera e poi tiriamo una riga e, e cerchiamo di, di, di parlarne. Però giocatori come lui, giocatori come Westbrook, giocatori che sono stati criticati praticamente sempre, dall'inizio alla fine, è molto difficile, secondo me, riuscire a dare un giudizio oggettivo quando ancora sono in carriera, quando ancora sono attivi. Hm? Tipo Anthony Davis, ma Anthony Davis non gioca più, si è detto, no? Quindi problemi in questo caso non ce ne sono. È questo poi c'era poi c'era poi c'era faso faso 92 che si è abbonato dopo scaso 02 eh, non lo so comunque sesto mese lo saluto lo ringrazio dice Ali Burton è il play che mi fa emozionare di più da quando si è ritirato Nash e da lì ho seguito meno un suo successore PS Team Gruppo di Recupero e questo è un gancio no? nei confronti della live del giovedì che sappiamo essere particolarmente tignosa più corta più breve senza troppe no? però particolarmente aggressiva in questo senso allora Ali Burton Steve Nash, non è la prima volta che eh, entro nel merito di questo paragone negli ultimi giorni nel senso che ci sono stati diversi articoli a riguardo eh, non nello specifico di Nash ma in generale Ali Burton, quanto è che tipo di playmaker è quanto è playmaker il giocatore che sta dominando la, la classifica degli assist attuali della Lega in questa stagione ti dico la mia opinione Secondo me, Ali Burton è uno dei playmaker più playmaker che c'è oggi nella pallacanestro NBA, delle nuove generazioni è il Playmaker più Playmaker che c'è nel, oggi nella pallacanestro NBA. Però se, lo, se ne facciamo una questione all time. Io non sono neanche sicuro al 100% che sia un play. Ora l'ho detta grossa, ma per capirsi, no? Cioè, quando il paragone mi viene fatto con le Guard point forward center che ci sono oggi, lui è uno dei play più play. Tra i giovani è il play più play. Ma se poi me lo metto a confronto con Nash, Kid, Stockton, Jason Williams, cioè. Io non sono neanche sicuro che sia un play fatto e finito, per quanto, ragazzi, cioè, i ruoli ormai veramente non hanno più senso, quindi si fa giusto per ragionare. E, e, e il fatto di non essere, tra virgolette, un play non significa non essere uno straordinario giocatore, cioè, uno di quelli, secondo me, che ha maggiori margini di, di, di potenziale in assoluto proprio nella Lega Liberton. Però oggi la pallacanestro è tale per cui è anche difficile, no? Cioè Stockton, che è il playmaker, proprio perché Stockton è il playmaker, se te guardi le, le classifiche di, di qualsiasi cosa abbia a che fare con un playmaker, assist, recupero, è Stockton, Stockton è primo e il secondo arriva quarto, quinto, più o meno, in quindi Stockton è il playmaker. E oggi, secondo me, non farebbe fatica perché un giocatore del genere non fa fatica in nessuna epoca, però sarebbe veramente un pesce fuor d'acqua, e anche i compagni avrebbero difficoltà ad adattarsi al gioco di Stockton. Poi ce la farebbero, perché, ripeto, si parla di uno dei più grandi all time. Però oggi è molto difficile essere playmaker, vero, puro, fatto e finito. Eh, io sono molto curioso in questo senso di vedere l'evoluzione della carriera di Ali Burton, perché secondo me ci dirà molto anche di dove sta andando a parare la pallacanestro. Quanto spazio riuscirà a ritagliarsi, chi gli metteranno intorno per giocare, che numeri farà, che record avrà la squadra di Ali Burton. È una delle situazioni che io seguo con maggiore interesse. Nello specifico del confronto con Nash, secondo me Nash aveva un, una spinta in più in termini di brillantezza, eh, nel senso eh, se vedevi un contropiede gestito all'impronta, per cui decisioni da prendere nel giro di un decimo di secondo da Nash... E mi, se te vedi un'azione di Phoenix ai tempi di Nash e stoppi metti pausa a metà dell'azione e cominci a dire ok allora io que, col video stoppato io questa azione qui se non l'hai già vista ovviamente la chiuderei in questo modo qui in questo modo qui o in questo modo qui lui fa una quarta opzione a cui te non avevi neanche minimamente pensato in questo Ali Burton è un pochino più tra virgolette prevedibile rispetto a Nash però ragazzi, si parla di un BMVP della Lega che non ha vinto l'anello, che lo volete. Ma insomma, un genio assoluto della pallacanestro. Quindi, essere un pochino più prevedibile di Nash, io ci starei. Io ci starei. Ripeto, è uno di quelli che seguo con attenzione principale in questo senso, non soltanto riferita a lui, ma anche a tutto quello che gli sta intorno la sua figura. Mettiamola, mettiamola così. Questo. Ehm. poi, 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 poi dove si era arrivato, c'erano dei beats a questo punto e infatti un'ora no mi sembra che siamo in perfetto orario per finire a mezzanotte anche stasera ehm, Raffaele che saluto e ringrazio 100 beats ciao vedo qualche considerazione veloce uno e comunque ricordiamoci che Jokic fa tutto questo in ciabatte è questa la, la sensazione che poi io vi dico la verità man mano che si va avanti sono sempre più convinto che sia una sensazione nostra Va bene. Perché più che lo vedo, più che non penso che possa essere possibile che lui veramente si stia impegnando il 40% scarso de della possibilità che ha. Perché questa è la sensazione che ti dà. Ma se veramente fosse così, si sarebbe di fronte al più grande della storia di tutti i tempi proprio, anche passati, presenti e futuri. Quindi non penso che sia un discorso di body language cioè che lui c'ha proprio quell'atteggiamento lì a, 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 alla, alla Barney dei Simpson che pare sempre che no, e però è l'atteggiamento io sono convinto che in realtà lui sotto sotto si sta impegnando al 110% perché se non è così abbiamo dei problemi, quindi io mi voglio raccontare questa storia qui Due, Hai visto la partita di Leonard dell'altro giorno? Occhio che piano piano sta tornando, come l'idea che arriverà ai playoff molto attivo per lui esiste solo quello. Se te guardi tutte le scelte anche che ha fatto in carriera, eh, per lui esiste solo le partite in cui si può vincere qualcosa. Quindi, ai playoff contro Howey Leonard, io non ci vorrei avere niente a che fare. Poi perderanno perché la squadra ha de delle magagne, perché lui chissà se sarà ancora sano oppure no, perché, per per perché so i Clippers, che è sempre un'argomentazione valida, però io non ci vorrei avere niente a che fare. A prescindere, se potessi scegliere, io direi chiunque tranne i Clippers e poi si starà a vedere. Con lui sano, con lui fuori, allora i Clippers sono una di quelle squadre che vorrei affrontare, nonostante siano pericolosi, però... 3. Se Donci ci si mette a schiacciare possiamo chiudere tutto e Doncic dà la stessa sensazione di Jokic dal punto di vista della tenuta fisica cioè anche quest'anno, che è comunque in condizioni molto migliori rispetto all'anno scorso la sensazione che hai quando lo vedi di fianco a un giocatore medio NBA è che questo sia un ragazzetto, cioè nel senso, vedi palestrato, fisicato, col fisico scolpito NBA eh? e Doncic dice vabbè questo e poi però lo vedi giocare e fa quella roba lì quindi, di nuovo, se Doncic si tenesse dal punto di vista fisico e si presentasse con l'addominale scolpito, cosa che, no? per cui io ho la sensazione che in realtà è proprio una composizione fisica, cioè lui però lui in realtà sta chiuso in palestra H24, così come Jokic in realtà sta dando il 110% delle, delle potenzialità che ha. Perché se no, no abbiamo dei problemi. Quattro. Si ride e si scherza, ma banchero altro che roti sembra già un veterano e su questo sono assolutissimamente d'accordo, dice, lo dicevo prima, la partita di ieri sera secondo me è una pietra miliare, ma non nella costruzione no, del de, 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 de Rughi dell'anno, nella costruzione proprio dello status di stella. Rookie dell'anno sono dettagli al momento. 5. Sono più inquietanti le 7 vittorie di fila dei Knicks o le 10 sconfitte degli Wizards? la di a Kuzma, che se te parli con Kusma, ti dice: Ma io sono uno dei primi 10 giocatori della lega. Tanto è vero che mi rivogliano anche i Lakers che mi avevano dato via. Tanto è vero che non firmo neanche l'estensione con Washington perché io sarò l'uomo mercato della trade deadline del 2023. la spiegare che Washington non la può tenere in mano in questo momento. Che poi anche qui, eh, se all'inizio delle loro carriere, va bene, mi aveste detto, guarda che un giorno, eh, entrambi nella stagione del Ruhi, entrambi, tutti e tre nella stagione del Ruhi, mi aveste detto voi, guarda che un giorno Porzingis, Kuzma e Bradley Bill giocheranno in squadra insieme, nella capitale, io avevo detto contender assoluta, assoluta, non è andata proprio così, poi, col senno di poi degli anni, no? A, a seguire, sempre per il discorso della lista, io pronta da ripetere a chi questo. Poi, ci abbiamo, ci abbiamo, Dav95, che saluto e ringrazio 100 bits. Eh, ciao Edo visto che la domanda su Anthony Davis te la farà qualcun altro, che mi dici di Heidi? Meno male, ancora non siamo entrati su Anthony Davis, siamo a un'ora e zero nove. Eh, giocatore straordinario che quando trascina la squadra è proprio bello da vedere, però troppi isolamenti. Eh, però non avrà mai compagni adatti, o troppo deboli o troppo forti, però dovrebbero chiudere gli Twitter e altri però che sono sicuro avrai anche te. Arriverà mai un momento dove verrà riconosciuto il suo valore senza tanti però? Se ci pensate bene, quella nidiata di prospetti che vennero fuori dagli Oklahoma City Thunder di quel periodo è maledetta. Voi pensate a quanto forti sono e sono stati Kevin Durant, James Harden e Russell Westbrook e pensate a quante critiche, chi per un motivo, chi per un altro, gli so piovute addosso in tutti questi anni. Ditemi se non sono stati i tre giocatori più criticati della Lega. Se non so i primi tre, so tre dei primi cinque. Per cui, no? Per capirsi, Durante è un fenomeno. Eh, io non sono d'accordo con quelli che dicono che è Steph di 2,10 m. Perché Steph è un'altra cosa, nella selezione proprio dei tiri. Però è una delle macchine offensive più immarcabili di tutti i tempi. E il fatto di non rientrare più all'interno della categoria di quei giocatori, maledetti loro pure, che vengono criticati vita natural durante, cioè i più forti della storia, a non aver mai vinto niente, lui non ci rientra più in quella cerchia perché è voluto andare a vincere e ha vinto con i Golden State Warriors. Criticarlo anche per questo, oltre a tutto il resto, è, è, secondo me a volte è un po' esagerato. Cioè, lo critichi perché non ha mai vinto. Poi lo critichi perché ha vinto, ma con gli Warriors. E poi se un domani dovesse o prima o dopo riuscire... Secondo me si troverebbe il modo di criticarlo lo stesso. Il modo in cui è tornato dopo l'infortunio che ha avuto, secondo me, nelegittima lo status di uno dei migliori di sempre. Poi, come ha gestito bene, come ha gestito, bene o male tutto quel potenziale che aveva a disposizione, lì se ne può parlare. Però uno contro uno, voi ditemi chi è che, che vincerebbe sicuramente contro Kevin Durant. Uno contro uno. Poi, eh. Po sicuramente vincerebbero poi. Ma magari vincerebbero. Io non penso che Durant sia più forte di tutti i tempi, lungi da me. Però a volte bisogna anche rendergli i meriti che ha. Stanotte, per esempio, ha fatto una partita allucinante, va bene? Ha fatto tipo 25-26 punti in un quarto, tutti di fila, ha spaccato la partita, ha fatto 45, va bene? E, e Potresti mai riuscire a, non ti voglio dire infangare, ma comunque rovinare una serata in cui tutti parlano bene di te esclusivamente dall'intervista post partita? C'è riuscito perché in intervista post partita ha detto "Di solito io eh, tengo sempre il conto di quanti punti faccio. Quando perdo il conto come stasera, vuol dire che è proprio roba da chiodi", ha detto proprio così, capito? E allora subito gli avvoltoi a dire "Ah, ma allora giochi per i punti, cioè non tieni conto di come sta andando la squadra e di quello che serve alla squadra in quel momento lì per vincere, per fare la giocata migliore per i Gruppo, tieni in mente quanti punti fai, a quello pensi, tieni il conto durante le partite. Che per carità è una critica legittima perché potevi sta zitto. No? Se anche veramente fosse così, poi tutto da vedere e da dimostrare, ma se anche veramente fosse così, potevi sta zitto. Però lui è... va preso così e per questo che Brulin. Secondo me, non ha la minima possibilità. Perché si basa tutta su tre giocatori. Forti, uno fortissimo, uno molto forte. L'altro è eh, che però eh, non fanno, non fanno un, un neurone in tre quando si tratta di, di, di fare la, la cosa giusta nel posto giusto, al momento giusto, fuori dal campo. È complicato, è complicato, molto complicato. E specifico, non mi sto riferendo al vaccino perché poi vedo che alle volte sotto nei commenti delle live ricaricate si parla a me del vaccino me ne può fregare di meno. Cioè il vaccino è la cosa meno controversa che ha fatto e detto Harry Irving. in queste. Io, io sono vaccinato, lo sapete, ho fatto tre dosi e, e continuo a pensare che sia giusto, tra virgolette, no? Nel senso, vaccina. Io l'ho fatto, nessuno mi ha obbligato, l'ho fatto quindi penso di... però a me non me ne frega una mazza se Kyrie Irving è vaccinato o non vaccinato. Le cose più controverse che ha tirato fuori in quest'anno nulla hanno a che fare con il vaccino. Se il problema fosse il vaccino si sarebbe a posto, capito? Questo, questo è quello che penso io e in relazione al discorso del vaccino voglio fare un'altra polemica tanto stasera siamo a tutti tra poco è Natale e quindi voglio fare anche quest'altra polemica ehm, Silver state sentendo? L Avete sentito? Non so se si sente, ora si è fermato. È il gatto che stava buttando giù la porta. Evidentemente non voleva facersi polemica perché sennò allungo le live e lui mangia tardi, probabilmente per questo. Secondo me in realtà non è il gatto, è Camilla che si mette con l'unghia alla porta, fa così e, e mi, fa mi fa pensare che sia il gatto. State sentendo? Non è vivibile questa situazione. Camilla! E eh non lo devi portare via, ma come posso io condurre una traccia? C'ho gente. Comunque, eh, che stavo dicendo? Ah, stavo dicendo di Silver, va bene. Sì, eh, eh, oh, ora ve lo dico. Questa è una polemica lunga, eh, però pigliatemela un attimo per bene, così che poi si va avanti e si tira dritti fino alla fine. Silver ha detto l'altro giorno che sarebbe deluso, deluso se. Strano, non mi ricordo 5-10 anni, non ci fosse neanche un allenatore donna all'interno della lega. Secondo me è una boiata atomica. Io vi dico la verità. Ma non per sessismo, ma proprio per il fatto di continuare nel 2022 a fare questo tipo di distinzione. Cioè, siccome io penso che. Non ci sia la minima differenza tra uomo e donna, soprattutto quando si ha a che fare con un lavoro di concetto come è quello dell'allenatore, quando poi è un lavoro fisico, e allora lì magari un uomo può avere no, più forza fisica, però, soprattutto per un mestiere no, in cui l'aspetto fisico non contiene, secondo me, non c'è la minima differenza tra uomo e donna. Fa un discorso così, è come dire sarei molto deluso se eh, tra dieci anni non ci fosse neanche un allenatore con capelli rossi. Cioè che senso ha? Che, che cambia tra un allenatore biondo, moro, con capelli rossi o con capelli bianchi? E tra un allenatore uomo e donna? che Niente. Secondo me non cambia niente. Quindi non è proprio nella mia idea una distinzione da fare, anche perché fa dicendo questa cosa qui... È come se tu volessi dirla, ti porta a rinsaldare ancora di più, tra virgolette, il pregiudizio. Faccio un esempio con va bene? Il giocatore che ora sta tirando più attenzioni su di sé a livello mondiale è Wenbagnaama, che è francese, che è francese. Non è che, siccome è francese, non viene considerato oggi nel 2022 vengono fatte delle cose anche dall'NBA, anche dall'NBA per Wenbanyama che è francese, che neanche sono mai state fatte per un giocatore americano. Siamo arrivati a questo passando attraverso un periodo in cui i giocatori europei erano, tra virgolette, ostracizzati. Ma ci siamo arrivati con l'evoluzione del genere umano, no? L'evoluzione del genere umano ha portato ora a essere in un mondo in cui che tu sia francese, spagnolo, tedesco, italiano o americano, se sei forte sei forte, giochi e hai tutto l'hype intorno. E mi piacerebbe un mondo, sempre nel 2022, in cui se ti intendi di pallacanestro fai allenatore che tu sia uomo, donna o quello che ti pare. Quindi è proprio una distinzione, secondo me, sbagliata da stigmatizzare. Questo volevo, questo volevo. Eh, lo so, lo so, lo so che mi tiro addosso le, delle critiche, però, ragazzi, eh, io, io la, penso, la penso veramente così. Guarda, se al posto di deluso. È un discorso che io non avrei fatto, proprio per questo, perché rischi di ottenere l'effetto contrario. Ma se al posto di deluso avessi usato il termine sorpreso, sarei sorpreso se, secondo me già avrebbe avuto un altro senso. Cioè, siccome l'evoluzione del genere umano va in quella direzione, se l'NBA non ci fosse arrivata tra cinque anni sarei sorpreso. Ma non deluso, perché deluso vuol dire, e allora te ritieni che... Cioè, non lo so, via, poi sono argomenti controversi, non vorrei, però boh, è, come il, è come il razzismo, uguale. Io il razzismo nella pallacanestro, proprio, cioè, no, secondo me non è, non è proprio possibile, l'ho sempre detto questo discorso. Cioè, noi siamo una community intesa come appassionati di pallacanestro in cui i nostri idoli... I giocatori che vediamo come semidei, personaggi a cui cercare di, di ispirare, sono neri, la, per la maggior parte. Qualcuno no, Larry Bird, Nowitzki, ce n'è tanti di campioni del passato, però statisticamente forse sono più neri che bianchi. Come fa a esserci il razzismo nella pallacanestro? Io, io questo l'ho sempre... non lo so, via, poi... Chiaramente questo è un discorso complicato che avrei potuto e dovuto forse tranquillamente evitarmi, però no? Eh, uno mi potrebbe ribattere a questa cosa, però se tutt'oggi, nonostante tutto, non c'è neanche una donna... Vuol dire che allora questo pregiudizio c'è, perché ti pare possibile che in tutto il mondo non ci sia una donna che si intende di pallacanestro a tal punto da poter essere un'allenatrice NBA? Sono d'accordo in questo senso, non è possibile e un po' di pregiudizio c'è. Però anche per i giocatori europei è stato così. E con l'andare dei tempi, poi, se no, non è che all'epoca si sono fatte delle regole per dire che ogni squadra deve avere un giocatore europeo per forza, per cercare di sensibilizzare. No, cioè, io non ci vedo niente, anzi... Per, per come la vedo io, poi le, le strade hanno preso dei percorsi diversi. Ma beh, era una delle dirette candidate alla successione di Popovic. E io, dovessi scegliere ora, la terrei in netta considerazione. Dico lei perché è una di quelle, tra virgolette, più famose, ma sai, non te ce n'è. Questo è un po'. Giustamente, dice Pietro: Non c'è neanche nemmeno un allenatore europeo, per lo stesso motivo. Eh, però allora non è che si può, ci si può mettere lì a dire: e sarei deluso se non ci fosse un allenatore europeo e un'allenatrice europea, poi un allenatore asiatico e un'allenatrice asiatica, un allenatore africano e un'allenatrice, cioè, no, nel senso, mi sembrano preconcetti culturali super, a questo punto superati. Cioè, non, secondo me non, non c'è proprio neanche da, da porci mente, dovrebbe essere una roba talmente automatica che si va avanti per meriti, a prescindere da tutto, no? Sta diventando troppo fesa sta live, andiamo avanti, anche perché se no si finisce mai. Però è eh, capito ogni tanto qualche discorso un pochino questo. Ma si sono finiti i bits, signori? Allora ho fatto bene a caricarci il discorso proprio ora, se no, è eh, capito. Bene, andiamo avanti. Ci sono dei messaggi riscattati. Questo sì. E quindi, e quindi, e quindi. Eh, Zagor 51 che saluto. Dice, Ciao Edo, non voglio farti eh, domande. Camilla ringrazierà. Ma volevo solo suggerirti un nuovo gioco. È lui o non è lui? A tal proposito, ti ho avviato su Instagram uno screenshot della partita di Varese all'intervallo tra il primo quarto e il secondo quarto dove viene inquadrato Buscaglia. Ma il personaggio che gli è accanto chi è? Se non riesci a vedere i messaggi ricevuti su Instagram, clicca in alto a destra sul simbolo dell'aeroplamo. Dell di carte cerca zag vedi che ormai la gente mi fa anche proprio i tutorial su, su come, come trovarli su instagram allora aspetta cerco zag zag 5937 eccolo qui eccolo qui eccolo qui quello accanto a buscaglia chi è però si vede si vede male, però si vede male. Ma quello accanto in che senso? Il personaggio che gli è accanto. Ora ve lo faccio vedere anche a voi. Si vede male perché, perché è uno, uno screenshot. Chi è il personaggio che gli è accanto? Ci vede una mazza. È qualcuno che dovrei conoscere? Ma poi accanto è questo qui o questo di qua? Perché è questo che non si riesce... No, non lo... Non... Ma poi non ci sono queste luci che mi riflettano? No, non mi sta dicendo niente, Zagor. Zagor, vieni a sinistra della foto. Io non ci vedo. Ma chi è ragazzi? Ci vedete delle somiglianze? Chat. Sapete che siamo già a un'ora e 24. Quindi io non sono, più, non sono più affidabile in questo senso. La chat ci vede delle somiglianze? È palesemente il sosia di un quasi MVP. Ma no, ragazzi, ma veramente? Aspetta, ora ve lo faccio. Ve lo, vi faccio uno screenshot zoomato per farvelo vedere meglio. Aspetta, eh. Fammi alzare la luminosità. Questo secondo voi è il sosia di un quasi MVP? Madda, ma veramente? Oddio, in effetti visto così. Visto così, un po' più da vecchio. Bobanone da vecchio. Però, ragazzi, però. Allora, secondo me questo è uno dei classici. Questo è uno dei classici casi in cui. Eh, avendo visto l'azione eh, cioè la, il movimento no e magari ti ha colpito e ti rimane però dallo screenshot ragazzi dallo screenshot io la somiglianza sono sincero non ce la vedo dallo screenshot però ci sta che sia uno di quei casi in cui vista l'immagine in movimento il frame no ti, ta, ci, ci può sta le orecchie ci sono è vero è vero Ora poi più che lo vedo, più che lo vedo e più che ce lo vedo, però lì per lì, so, so sincero, no, lì per lì non ce l'ho visto, lì per lì non ce l'ho visto fatto su questo canale questa, questa argomentazione qui abbia la stessa importanza e, e abbia lo stesso trattamento in termini di minutaggi rispetto all'argomento che si faceva prima fa capire tante cose su, su no però questo canale viene portato volutamente avanti con questa linea editoriale qua proprio io ne rivendico la paternità in, in questo senso però mi piace mi piace eh, man mano che trovate queste cose qui fa, portatemele alla luce perché a noi qui ci interessano sempre poi dice un diamantidis e per sempre: Sciogito, dove posso inviarti un regalo senza chiedere indirizzi come uno stalker? Abito in Grecia e voglio inviarti una foto con un personaggio che ci ha fatto amare il basket. Veniva nel ristorante dove lavoravo, non ti conoscevo, quindi non è la sua dedica, ma la mia. Non vale nulla a me, è un pensiero. Allora, perché Bosch... Sopra? Allora, intanto grazie, anche solo per l'idea, anche solo per... Però se c'è una dedica per te, dai, è giusto che tu la tenga. Io apprezzo anche solo tantissimo la, la, il pensiero che tu abbia avuto di, di, di inviarmela. Eh, mandami una mail, va bene? Mandami una mail e, e io ti, ti fo avere, avere l'indirizzo, però... Avrei piacere che tu la tenessi te, davvero, perché è uno di quei ricordi, se ora non so di chi stai parlando, però soprattutto se è un personaggio importante, è uno di quei ricordi che secondo me meritano di essere conservati da, dal diretto, no? Quindi te mandami una mail, poi se ne parla, facciamo, facciamo così. Perché Bosch è sopravvalutato? Se ne è parlato nell'ultima live, io ho gettato, no? Io ho buttato il sasso e ho nascosto la mano. Io penso che ci siano stati due episodi eh, preponderanti nei confronti di. Secondo me, oggi, oggi uno che pensa a Chris Bosch. La prima cosa, almeno io, la prima cosa che mi viene in mente è il tap in o comunque il rimbalzo in attacco e passaggio a Ray Allen per quel famoso tiro, e poi i problemi di fuori e quindi il ritiro anticipato. Due cose sono state un gesto. Tecnico, atletico, di intelligenza cestistica, di sangue freddo, tra i più grandi in assoluto, secondo me, nella storia dell'NBA, però un gesto rimane e una cosa sfortunata che è capitata e che eh, purtroppo accomuna anche tanti altri giocatori, eh, però, quando capita a un all star o comunque un grande giocatore ha un impatto, secondo me, mediatico diverso. Tutto questo, secondo me, queste due cose hanno contribuito ad accrescere l'hype in un certo senso, no? l'aura di, di, di Chris Bosch. In realtà eh, io me lo ricordo anche prima mh, a Toronto me lo ricordo molto bene. Un giocatore con delle qualità incredibili, ma anche con dei limiti importanti. E se non fosse stato amico, perché lì solo di amicizia si parla, lì non c'erano altri meriti nel momento de del reclutamento dei Big Three di Miami, non, non è che sono stati scelti sulla base di questioni tecniche, erano amici e volevano giocare insieme. Quindi se non fosse stato amico di LeBron James e di Dwayne Wade, non sarebbe probabilmente andato a Miami e chissà che tipo di carriera avrebbe avuto. Ripeto, senza nulla togliere alle qualità di un giocatore che era 6 piedi e 11, per l'epoca era un 4, oggi farebbe tranquillamente il 5 da inizio a fine carriera, mano dolcissima, capacità anche di mettere il pallone per terra, difensivamente non era un telepass, quindi comunque si parla di un grande giocatore. Però questi due episodi secondo me hanno contribuito a... Glorificarne fin troppo l'immagine media che c'è oggi in giro no? di, di Chris Bosch per questo lo reputo un po' sopravvalutato. Solo per questo sarò riuscito, non credo di essere riuscito, però, 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 questo. Eh, poi c'erano degli altri messaggi riscattati che erano... Ma quanti sono ragazzi questi messaggi riscattati? Dice Paul Tribe 33. Zion, CJ, Ingram, Herb, Turner. Che il bel quintetto sarebbe se solo Nola si decidesse a tradare quello schifo di Valanciunas. Con tutto il rispetto per il buon Jonas. A parte questo, i Pelicans hanno avuto un po' di contraccolpo dopo la serie di vittorie. È fisiologico o, ah, è fisiologico o con il ritorno di un paio di giocatori si è rotta quell'alchimia che avevano trovato, in parte è un po' quello che temevo io, allora, ora come ora è abbastanza fisiologico, però ancora non è neanche tornato Ingram, e questo è il punto, io ho paura che quando dovessero un domani essere effettivamente tutti al completo, siano un po' troppi anche per le caratteristiche dei singoli giocatori. Poi siamo d'accordo che eh, no, per pe avere, eh, per esempio, io lì ci vedrei benissimo Miles Turner, anche io, se ne ha detto anche in, in, in live passate, però sinceramente mi stupirebbe molto che Indiana desse uno scambio alla pari eh, Turner-Valanciunas. Magari ci devi mettere qualche cosa di più e quindi magari io un pensierino a buttarci dentro anche Ingram avendo Herb Jones tra i Murphy perché senza averci loro non ne parlerei neanche, ma avendoceli un pensierino io ce lo farei Siamo a parlare di Fanta Basket però secondo me Nola non solo è una delle squadre più curiose da vedere con maggior potenziale in assoluto ma è anche una delle squadre tra quelle con maggior potenziale in assoluto a avere anche la possibilità maggiore di poter fare mercato eh, se se la sanno giocare bene e se quello rimane in piedi, se quello rimane in piedi perché poi o prima o dopo si parlerà anche di Anthony Davis, eh? Un'ora e trentadue sono quasi riuscito a portarlo alle due ore. Anthony Davis, ora poi se ne parla. Comunque, questo, poi eh, ci abbiamo Zio Uga che dice: Ciao, Edo, buonasera. Io presumo che ci siano state anche altre cose allegate a questo messaggio, ma non ci sono venute, quindi io contraccambio il saluto e, e mi scuso se c'erano anche altre cose effettivamente e io non l'ho ho lette, ma e, e Twitch è una prese, quindi... Eh. È andata, è andata così, però se ti becco in chat ti, ti rileggo, ti rileggo volentieri. Poi abbiamo Abzaz che dice, ciao io volevo portare l'attenzione su due giocatori che stanno eh, giocando da MVP più o meno ai livelli di Tatum, ma che un po' per il blasone della squadra, un po' perché regalano meno highlights di altri, non vengono mai menzionati. Prova a indovinare, sono Dibuk, leader della squadra con più vittorie da tre anni a oggi, e l'altro è Mitchell, ha reso una squadra play-in una contender. Si può dire che soffrano... Un po' del Duncan Effect, eh, infatti, secondo me uno dei motivi per cui è sottovalutato è poi il messaggio: al solito non è finito, ma più o meno si era capito dove, dove volevi andare a parare. E io sono estremamente d'accordo ogni tanto c'è qualcuno che prova a spezzare una lancia no tipo l'altra sera che Bucher ha fatto 58 risponde e l'ha detto cioè, scusate, scusate 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 attenzione scusa questo perché questo perché non ne parliamo mai di questo qui però poi finita la partita no cioè voi pensate quelle 4 quattro, quattro partite monstre che ha giocato Anthony Davis, per l'appunto quanto hype hanno creato attorno ai Lakers e attorno a Anthony Davis. Ha fatto quasi 60 punti. Devin e il giorno dopo non ci si ricordava neanche più. E io penso che ci sia un po' il Duncan Effect in questo, in questo senso. Ah ma continua dopo, aspetta, continua dopo. Ah, ci sono degli dell altri, altri messaggi riscattati. Aspetta, eccoli qua. Dice: dicevo: Tim è sottovalutato anche per la squadra in cui ha giocato. E i pochi highlights. Ti chiedo a proposito, quali sono tre sue azioni che ti sono rimaste impresse. Infine, perché ridurre il numero di partite, MJ in ben nove stagioni le ha giocate tutte. E in altre due ha superato le 80. Perché oggi i giocatori non ce la fanno a farne almeno 75? Può essere una questione di come è fatto il calendario, in una questione. I giocatori di oggi non perdono dei punti per questo. L'ho letta male, ma è una riflessione molto interessante, che ci consente anche di parlare di Anthony Davis. È arrivato il momento. Allora, partiamo prima dalle tre azioni di Duncan. Eh, mi viene in mente un tapin schiacciato per vincere la partita, non mi ricordo l'avversario. Stagione regolare. Mi viene in mente la tripla della vittoria. Sempre per vincere una partita, e questa non è un'azione nello specifico, ma è la classica tabellata alla Team Duncan, eh, che ce ne ha fatte tante. Però onestamente, nessuna di queste tre è iconica come può essere, che ne so, la tripla di Steph in mezzo a tutti i difensori, quella in cui è tornato indietro che c'è Kerr con le mani nei capelli, la gioconda di LeBron, la tripla di, di, di Harry Irving. Eh, cioè, nessuna di queste è iconica a quel punto. Perché? Perché Duncan ha sempre fatto di tutto per rifugire qualsiasi tipo di richiamo mediatico. Eh, non vedo questo troppissimo né in Devin Booker né in Donovan Mitchell cioè non Duncan proprio faceva di tutto affinché non si parlasse di lui loro secondo me non lo fanno però pagano un po' il contesto di squadra sei a Phoenix, sei a Cleveland dopo l'era LeBron eh, ci sono sempre altre questioni che in giro per la Lega in un modo o nell'altro finiscono sempre per interessare di più. Ragazzi, Devin Booker ha fatto anche la partita dei 70 punti eh, quasi nessuno ne ha parlato, cioè ai tempi sì, il giorno stesso, ma voi, voi pensate quanto è, è stata scolpita, ne, indelebile nella storia dell'NBA gli 81 di Kobe Bryant, è giusto che sia così però anche i 70 di Bucher perché non hanno avuto neanche un, un quinto de, del, no? del richiamo mediatico degli 80, eppure non è che l'anno de, della partita degli 81 i Lakers fossero chissà questa grossa contender, eh? anzi, insomma, tanto per capirsi, erano più o meno ai livelli di Phoenix l'anno dei 70 di Devin Bucher. Eh, purtroppo, purtroppo succede, succede anche di questo. Eh, io ti dico che è un peccato, loro ti dicono che è un peccato, però secondo me per le franchigie qua sarebbe quasi un'opportunità questa cosa qui, il fatto di avere meno ritorno mediatico a tutto quello che succede ma, ma se LeBron James ha masticato un chewing gum tre volte invece di quattro, allora vuol dire che in realtà, no, cioè De Devin Booker, no, Devin Booker nel mezzo a questo sessante quasi sessantello nelle partite precedenti ha fatto delle partite due o tre partite con delle percentuali agghiaccianti, agghiaccianti roba da capo quadro Eppure nessuno ne ha parlato in negativo in quel caso lì. Quindi c'è anche il rovescio della medaglia in senso positivo. Però è eh, questo, questo il, il, il discorso. Aspetta che ho visto anche il messaggio di Zio Uga. T'ho beccato, t'ho messo, messo in lista, quindi dopo, dopo, dopo ti, ti leggo. Eh, sul discorso delle partite giocate. Eh, molti dicono, quando si fa il raffronto con Michael Jordan, eh però Michael Jordan ci ha avuto le pause nel mezzo, si è preso delle pause che gli hanno no, rinvigorito il fisico. Sì e no, nel senso che comunque l'anno in cui è andato a giocare a baseball, ha giocato a baseball, professionista, va bene? magari non avrà avuto la stessa maniacalità di preparazione con cui si preparava quando era il miglior giocatore della Lega in NBA, però non è che stavo sul divano a mangiare patatine, punto primo. Punto secondo, nel momento in cui si è fatto tutte le pause che si è fatto, è, è, anche per il fisico è un bel trauma, poi riprendere il ritmo, cioè è un altro tipo di trauma, ma è comunque un bel trauma. Secondo me, anche la longevità dovrebbe avere una sua importanza quando si parla di GOAT. Cioè, anche tutte queste stagioni, il fatto che le, nel momento in cui LeBron dice, Ma sai che io potrei arrivare a 45, girata l'altro giorno questa notizia, nessuno di noi si stupisca troppo. Eh, secondo me, dovrebbe avere un'importanza, no? Perché poi, dark side of the moon, c'è gente come Anthony Davis. Allora. Al di là di come va a finire questa storia, va bene, e questa stagione di Anthony Davis, Anthony Davis l'altra sera ha messo male il piede quando stava attaccando il canestro contro Jokic. Una persona normale avrebbe saltato la partita, al massimo quella dopo. Lui, risonanza magnetica, un mese fermo. Non sto facendo una colpa a Anthony Davis, va bene? Sto però dicendo che bisognerebbe ormai, secondo me, arrivare alla consapevolezza, visto che girano i milioni, i miliardi attorno a questi giocatori, che anche la, diciamo, tenuta fisica ha una sua importanza, sia nello status di Stella, sia nei contratti che gli vengono dati. Perché, con tutto il rispetto... Un giocatore alla LeBron James ha un altro tipo di affidabilità. Un giocatore alla Nikola Jokic ha un altro tipo di affidabilità. Un giocatore alla Anthony Davis, un giocatore alla Zion è diverso. È inutile dire: è diverso. Perché poi te lo paghi come una stella. Il fatto di avercelo ti ingenera tutte le aspettative intorno come se tu avessi una stella, ma in realtà c'hai mezza stella. Perché quello gioca 40 partite. Se va bene, se va bene. E tutte quelle altre, chi gioca? Non è da dire gioca, ma un po' peggio. Non c'è proprio, non ce l'hai proprio a disposizione. Secondo me queste cose qui, quando stipuli un contratto, eh, dovrebbero avere la loro importanza. Invece quasi mai ce l'hanno. Quasi mai. Voi fateci caso. Qua quando si parla di contratti, quasi mai hanno importanza queste cose qui. Cioè, o non lo firmi proprio perché non ci vuoi niente che fare, o se lo firmi ti dai tutti i soldi che chiede fino in fondo. Ma ripeto, io non ne sto facendo in questo caso specifico una colpa a Anthony Davis. Però bisognerebbe secondo me rendersene conto: avere Anthony Davis in squadra non è affidabile, te non ci puoi contare, perché una partita su due la salta. Se te vai a vedere quante partite ha saltato da inizio carriera a ora, non può essere sempre un caso. Non è neanche una questione di soglia del dolore spesso, perché poi vai a vedere gli esami strumentali, gli esami strumentali, la risonanza magnetica, la TAC, eh, ti dicono e l'infortunio c'è. È soltanto che il fisico non tiene botta in quel senso per quelli che sono i ritmi della Lega. Però quelli sono i ritmi. E come diceva giustamente anche Abzaz, tanti in passato l'hanno tenuti. Tanti in passato non ce l'hanno fatta, allo stesso modo in cui anche ora qualcuno non ce la fa, però è una caratteristica del giocatore, cioè non si può far finta che non esista, no? Cioè, nel senso, eh, non, non si può far finta che eh, Anthony Davis, eh, che, vedi, il Anthony Davis, che Stephen Curry non sia 2,20, eh, non lo è, è una caratteristica fisica: è alto quanto è alto, è un fenomeno, ma non è 2,20. Non puoi farlo giocare da centro perché dici: Vabbè, però secondo me potrebbe essere 2 220. Se lo guardi in prospettiva dai basso, sembra 2 220. Eh no, un è 220. Anthony Davis è uguale. È un è un giocatore che ci puoi affidare una squadra perché si rompe. È una caratteristica fisica. Si rompe. Eh no. Cioè, eh, così come è legittimo per tutti potersi rompere, chiunque deve avere il diritto di potersi rompere, allora io, franchigia, vorrei rivendicare il mio diritto di, di essermi rotto di Anthony Davis e di pagarlo meno perché un gioca. Basta. È finita la polemica. Però la volevo fare perché io, non ne io veramente ci sto male. Mi fa venire l'acido allo stomaco. Quando vedo che, che, che esce zoppicante non, non ce la fo, non ce la posso fare. Sapete la, la mia cosa con Anthony Davis? Qual è quindi questo? Andiamo avanti. Basta, scusate. C'era zio Uga che non gli aveva preso il messaggio in calcio all'abbonamento. Dice: No, no, Edo, colpa mia, se dovessi leggermi, volevo chiederti: se avessi a disposizione l'intero roster NBA e nessun limite di salario, quale sarebbe il quintetto che allestiresti per avere le massime chance di portarti a casa l'anello? Allora, nessun limite di salario e l'intero roster ma limiti fisici, perché io per esempio Antony Davis ce lo metterei, capito qual è cos la cosa che eh, a me mi fa perdere capo, che io ce lo metterei, però non ce lo metto, perché tanto so che poi la partita decisiva me la gioca perché è rotto, quindi non ce lo metto, ci metto Iohic, ci metto Iannis, Iohic Iannis, casino, Jokic Iannis, oggi, oggi. Oggi, oggi, 19 dicembre 2022, non ci metto Lebron. Però è uno smacco, mi rendo conto. Però dovendo fare anche un quintetto un po' in prospettiva, mi posso permettere solo un veteranissimo e per mancanza di alternative scelgo Stef. Però, Johic, Yannis, Tatum, Doncic, Stef. oggi però si potrebbe fare altrettanti 15 quintetti diversi con la stessa probabilità di vittoria assolutamente eh, c'erano dei beats. c'erano dei bits e tre palloni in campo esatto eh, pel di carota dei ah, questo è il quintetto diciamo per massimizzare la possibilità di vincere poi però se la domanda fosse stata un quintetto equilibrato allora no allora sarebbe stato completamente diverso. Ma la domanda era massimizzare le possibilità di vincere, cioè quando è che io sarei più sicuro di dire: Io ho fatto tutto quello che potevo mettendo in campo questi cinque, ho fatto tutto quello che potevo. Poi, però, l'equilibrio del quintetto non esiste cioè proprio, non, non ci può giocare dice, dice, pel di carota dei walker, saluto e ringrazio 100-200 bits, Ciao e do mi ricollego al tema dei partecipanti con meno esperienza, essendo io uno di essi ho apprezzato davvero molto i video spiegati semplicemente, nonché le risposte date qui a mie previe domande, probabilmente banali ad occhi esperti, quindi ringrazio te e la community per l'accoglienza. Pertanto, a tal proposito, che cos'è il blocco sceo? Ho guardato dei video, ma la cosa mi sfugge, e tra i giocatori in attività, chi ne è un virtuoso, un abbraccio. Allora intanto grazie, a prescindere, a prescindere da tutto. Eh, tra i giocatori in attività, secondo me, grandi maestri di blocchi ciechi non ce ne sono. O meglio, non mi vengono in mente. Uno dei più grandi interpreti, e questa è una caratteristica che gli è sempre stata riconosciuta troppo poco, secondo me, di blocchi ciechi in NBA, è stato Anthony Mason, altrimenti famoso per le occhiaie di Tony Havoziana, memoria, da un punto di vista, no, di proprio... Però, Anthony Mason, che cos'è il blocco cieco? Descrivetelo così, senza neanche la lavagnetta, è molto semplice. Vado per sommi capi, proprio, veramente for dammi. Il blocco cieco è un blocco che viene portato per meriti dell'attacco, mm, che poi c'è anche spesso la compartecipazione della difesa, ma soprattutto per meriti dell'attacco, di spalle al difensore. È cieco per quello, perché il difensore non lo vede. Se non gli viene chiamato, spesso ci si impala, eh? riassunta poi ci so la, la si potrebbe dire in 870 modi diversi e soprattutto andrebbe declinata all'interno di tutti gli schemi d'attacco, perché poi c'è un'evoluzione di come portare i blocchi nel corso della storia, soprattutto dell'NBA, gliel'abbiamo insegnati noi a portare tanti blocchi in NBA. Però riassunto proprio per larghissimi, proprio dando una definizione più generica e quindi più, no? Approssimativa possibile, questo, questo è un po' la, la questione. Basket for Dummies mi ha portato sulla pagina, dice anche dottore 1899. Ma sono tanti, sono tanti effettivamente che sono arrivati da lì e io sono assolutamente orgoglioso di questo. Anzi, in molte altre community, soprattutto americane, questa cosa viene un po' tra virgolette snobbata, cioè si cerca di dire noi siamo solo intenditori, solo noi no, noi non ce ne frega una mazza noi passiamo le ore a parlare di capigliature dei giocatori e ci va bene o oh sì, c'è senso e Adams Adams, Adams Aquaman eh, sì, potrebbe potrebbe è spesso chi è un, un abile portatore di blocchi ciechi è anche uno di quelli che si espone di più al fallo in attacco sul blocco blocco irregolare quindi c'è quella linea sottile in cui devi essere anche un po' un artigiano no? della qualità. E, e Adams potrebbe, potrebbe. Poi. C'erano degli altri messaggi riscattati che proviamo a recuperare perché tipo sei ore fa Naga11111 aveva detto Grande Edo, riguardavo l'All Star Game del 2003 talenti assurdi, Bryant, Francis, Duncan, Yao, Garnett, Allest, Iverson, McGrady, MJ, Big Ben o'Neill. senza parlare di cosa usciva dalle fanchine, a un certo punto Ovest aveva Shaq, Yao, Duncan, Garnett e Francis tranquillo la definisce l'NBA 2040, che ne pensi del Jordan del periodo Washington Wizards ogni volta che vedo Tim mac giocare immagino cosa sarebbe potuto diventare probabilmente sarebbe stato a contendersela tra i migliori di sempre assolutissimamente sì eh, io quando faccio quando si parla, si è parlato anche in tante altre circostanze di uno dei più grandi sé della storia della pallacanestro, per me mi ha ai massimi livelli assoluti per certi aspetti, in quelle poche situazioni in cui è stato sano, McGrady era durant, leggerissimamente meno tecnico, ma molto più cattivo. Quindi, era tanta roba. Eh, il Jordan del periodo Washington Wizards. Io ho un ricordo agrodolce di quel periodo lì. Nel senso che. Quando arrivò la notizia io ero, come credo la maggior parte di voi, chi c'era chiaramente al nono cielo, no ai settimo neanche all'ottavo. A prescindere da tutto, perché rivederlo in campo, no? Al di là di tutto, lineback del lineback. Cioè io avrei dato tutto per poter essere lì. Chiaramente non, non c'ero e quindi me la sono dovuta vedere da di qua. Però era, fu, fu un periodo incredibile. Dall'altro lato, quando poi lo si guarda con, con sguardo un pochino più no? onnisciente sulla carriera di, di Jordan, alle volte. Un pochino, so sincero, ci stona perché chiaramente non aveva la squadra dei Bulls. Lui non aveva più le stagioni dei Bulls, l'età anche dei Bulls. E quindi ha sciupato un po' delle percentuali. Ha fatto. Tuttavia, tutte le volte che, che entro a pensare all'interno di questi ricircoli un po' più cupi, no? quando, quando comincio a pensare a tutte le cose che in parte sono state rovinate. E mi torna automaticamente in mente quella, quella highlights in cui MJ Maglia Wizards viene stoppato e come eh, co contrapasso di l'esa maestà si fa tutto il campo a corsa e arriva di là e inchioda stoppata bimane proprio alla McGee il pallone al tabellone e, e lì, e lì automaticamente tutti i pensieri negativi mi vengono spazzati via dalla mente se non avete presente l'azione recuperatela perché lì c'è tutta l'essenza di Michael Jordan cioè ai 40 anni Vieni stoppato perché hai preso alla leggera un movimento, perché sei in un contesto incredibile in cui, vabbè, gli Wizards non potevano vincere niente e tutto il resto, e, e poi hai quel, quel moto d'orgoglio, quello scatto proprio. Lì, lì, anche solo per quell'azione lì secondo me è valsa la pena rivederlo con una maglia diversa, sciupare un po' di record, un po' di percentuali, anche solo per quell'azione lì, ma in realtà non c'è stata solo quell'azione lì, perché comunque nelle stagioni agli Wizards ventelleggiava che era uno spettacolo, ha messo lì dei cinquantelli, ha messo lì dei buzzer beater, eh, insomma, insomma, no? ce ne fossero. Il, il, il rimpianto più grande secondo me per Jordan, che io ho per Jordan, non è stato gli Washington Wizards. Ho sentito alcuni che, che hanno quel rimpianto lì, eh? anche grandi analisti che dicono, eh, però se non fosse tornato sarebbe stato meglio. Io no. Il mio più grande rimpianto è, avrei voluto Jordan vederlo spingere al massimo in termini di longevità senza pause, senza ritiri affrettati, senza... cioè avrei voluto vederlo competere fino a che n'aveva fino alla fine, per capire effettivamente quanto avrebbe vinto, dove sarebbe nelle classifiche di realizzazione, cioè se veramente no, quello è il mio rimpianto più grande, non gli Wizards, gli Wizards, eh, ripeto, ogni tanto entro in questi pensieri negativi, ma poi mi, mi, me, me, me li, li stoppa al tabellone a due mani, quindi... Questo. Eh, poi c'erano, c'erano, c'erano degli altri messaggi, tanti altri messaggi riscattati. Eh, Romantio Vagabondo stavolta era stato troppo ottimista, 19:56, siamo addirittura 20:22, quindi no, non lo so a che ora fi finiremo. Questa è la domanda, no? A che ora? La domanda è, finiremo? Non lo so. Eh, domanda, cosa potrei fare alla mia ragazza per Natale? Dammi delle idee, non ho capito chi è il gatto X. Avevate Mimi, poi è spuntato X. Mio cognato andrà a vedere Orlando Washington dal vivo. Vuole fare un cartello scambio moglie appena sposata per scarpe di banchero. No! È fantà. Allora, allora, se lo fa, se ci va e se lo fa, assolutissimamente devi... Fare, fargli fare una foto e procurarcela e lo postiamo dappertutto nella speranza di contribuire a dare massima visibilità alla cosa. Assolutissimamente, cioè, questo va fatto perché, perché è un cartello straordinario. Allora, il gatto X in realtà non è x in senso come gatto generico è x che io non so dire con la doppia g h i g g s come il bosone di x eh? e è il nome che gli è stato dato dall'allevamento quindi noi l'abbiamo preso e come al solito non l'abbiamo cambiato ma l'abbiamo storpiato quindi eminem è diventato mimi e, e, e x è diventato gigi eh, Mimi e Gigi, Gigi. perché in, in, sono due norvegesi, i norvegesi sono gatti fieri, ci disse l'allevatore la prima volta, Mimi e Gigi, capito, è stato preso, in realtà non era stato preso per stare qui, vi dico proprio le cose come stanno, poi però sono stato corrotto e, e ho dovuto cedere e, e, e ora è diventato fratello di Mimi, X, sì, esatto, esatto. Mimi e Gigi, esatto, è andata così. Avevamo bisogno di un secondo gatto? No, non avevamo bisogno neanche del primo gatto, sia da un punto di vista di peli a giro per la casa, sia da un punto di vista economico, sia da, da nessun punto di vista, dei disagi, che, da nessun punto di vista, non avevamo bisogno di niente, proprio di niente in assoluto. Però abbiamo fatto un grosso errore, cioè questo era un gatto che era stato preso per essere portato altrove e doveva stare qui di passaggio. Va bene. Il passaggio poi si è tramutato nel fatto che i due sono andati tro fin troppo d'accordo e non c'è stato modo di separarli. E quindi in tutto questo quello che ci ha rimesso di più è il sottoscritto, ma quello è un altro discorso. In tutti i sensi proprio ci ha rimesso, dal fatto che non posso più stare nel divano perché vengo buttato fuori, perché non ci sentra, che siamo troppi in, in senso economico, in tutti i sensi. In tutti io ho solo che rimesso di questa faccenda comunque, dice Lollo2F vabbè ma se lo merita il secondo gatto sta porra crista mangia di notte per le live questo potrebbe essere potrebbe essere vero eh, poi c'era Edo Detroit. Ciao Edo, non so quando leggerai questo messaggio, forse le 20 e 15. Vedi che ora c'è il Toto, il Toto orario. E invece no, 20 e 20. siamo comunque sempre più in ritardo di tutti i vostri pronostici. Questa cosa non mette bene per niente in prospettiva. Comunque, ti volevo chiedere se hai un video di highlights di un giocatore specifico che ti gasa bestia in certi momenti. Io personalmente ne ho due, uno di T-Mac e uno di Rodman, del canale YouTube dell'NBA. Perfetti, anche nella scelta della musica e montati nel millimetro, ce ne sono tanti. Veramente ci, ci si potrebbe fare una playlist, va bene. Però vi devo dire, ti devo dire che eh, nel, nella storia ci fu il periodo in cui andò a New York Carmelo Anthony, in cui secondo me uscirono fuori delle pepite d'oro. Nel senso che saranno stati i Knicks, stati, non lo so, eh, però in quel periodo lì sul sottofondo di I'm Coming Home. Sono venuti fuori secondo me dei capolavori proprio in termini di cinematografia. Sto parlando, non sono quelli che gasano di più in senso assoluto, ma a volte, proprio secondo me, ti portano quasi per un, per veramente per un appassionato di pallacanestro. A volte ti, ti fanno quasi commuovere alcuni di quei, di, di quei mix che sono stati fatti su Uncoming Home di Carmelo a New York. Quindi, se non ce li avete presenti, alcuni recuperateli sono d'accordo con Morel, in generale quando si parla di video di highlights, secondo me nessuno batte Jason Williams. Perché su, su singolo highlights, come puoi, come puoi fare più di quello che ha fatto Jason Williams? Poi aveva un sacco di magagne come giocatore, quello che volete. Ma su singolo highlights, se fai una raccolta di highlights della carriera, eh, quella è io che l'avrò visti... Milioni, centinaia di migliaia di volte, tutte le volte che vedo, e l'ho visto tutti credo, quelli che esistono al mondo, tutte le volte che vedo i video di highlights di Jason Williams con le stesse azioni che so benissimo come vanno a finire, rimango sorpreso e dico, Ma come, ma l'ha passata lì? Esattamente come aveva fatto le altre 800 milioni di volte che ho visto, ne rimango comunque stupito. Poi, 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 dice Fredo17. Ciao Edo, ma se si pensasse di mettere a Orlando uno o due veterani alla PG Tahir per dare un po' di mentalità e si iniziasse a giocare per vincere, secondo te si avrebbe una squadra finalmente competitiva? Eh, Orlando è rimasta nella bolla, secondo me. Nel senso che la bolla fu fatta a Orlando, ma soprattutto che loro tuttora vivono in una bolla, sospesi nell'aereo, ondeggiano... Così e non fanno nessun movimento di mercato, hanno una squadra di 80 persone, tutti più o meno validi, tutti più o meno dello stesso, ma non fanno niente in attesa di Wembaniama. Orlando è così in attesa di capire se potrà avere a disposizione Webbanyama oppure no. Una volta sarà stato assegnato Webbanyama o a loro o a altri. Secondo me si muoveranno sul mercato e chiaramente a quel punto la direzione sarebbe quella: mettere in piedi un po' di veterani che possano dare un minimo di consistenza. Ma io sono convinto che non lo faranno fino a che Wem non avrà una maglia, o la loro o quella di altri. Questa è un po' la mia sensazione. Poi dice Darzi00 ho cioè una curiosità, hai mai visto il casco di pecco Bagnaia campione del mondo di MotoGP in onore della capigliatura di Dennis Rodman suo idolo d'infanzia? La cosa bella è che Bagnaia è la persona più tranquilla e pacata del mondo per la questione live lunghe secondo me potresti aumentare il costo del messaggio riscattato e omettere un limite di 2-3 domande, a proposito grazie del ricaricamento delle live su YouTube, le recupero mentre cucino. questa mi mancava la annoveriamo insieme alla lista di tutte le attività che fate nel mentre no? chi pulisce, chi porta fuori il cane, chi è in palestra, chi corre, chi cucina, chi legge, chi studia, sono, sapete, molto contento tutte le volte che mi raccontate queste cose. Ci ho pensato e probabilmente arriveremo a quello, cioè a aumentare i, il costo tra virgolette di, ehm, dei messaggi riscattati perché tanto è un costo che non grava sulle vostre tasche: nel senso che è un costo che si paga non in soldi, ma in sordi. Eh? Per capirsi, però, ho, ho preferito, cioè ho promesso di non farlo nel 2022, quindi rispetto alla promessa fino alla fine del mese dell'anno si va a dritti così. Poi, a vediamo perché c'è anche il caso che magari no eh, comunque sia si trovi una non lo so però non lo so vediamo eh, ho visto il casco di pecco bagnaia che non conoscevo lo ammetto ma non c'è bisogno che lo dica lo sapete e l'ho apprezzato molto però eh, Rodman quelle persone lì colpisce cioè guardate a me fare se voi mi vedeste così senza conoscimi va bene in giro per strada Pensereste mai che il mio idolo scestistico è Dennis Rodman? Secondo me, a me, così, con gli occhiali, i capelli. mi faresti una persona da Tim Duncan, no? Uno molto... Eh, Rodman fa, 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 no? fa breccia in questi cuori qui, eh, è uno dei, grandi, uno dei tanti innumerevoli misteri che avvolgono il personaggio in questione e che lo rendono però ancora più sfuggevole a, a, alla conoscenza dell'essere umano. Questo, questo. E poi, poi, poi poi, altri messaggi riscattati, altri messaggi riscattati, dice Killy13, cioè vedo, vorrei tirare fuori quest'oggi un argomento che non mi sembra particolarmente discusso, infatti in questi giorni mi sono accorto che i Nets sono quarti a Est, ma nessuno ne parla visti gli innumerevoli trascorsi di questa squadra è possibile che si sia sistemato il disastro degli anni scorsi e che quest'anno possano essere competitivi ai playoff ai livelli del 21 stanno trovando una loro chimica e sono sotto una una buona buon continuo di live grazie grazie da un punto di vista tecnico ti dovrei dire di sì anche perché anche soltanto per il fatto che il feeling proprio che, che vedo con la nuova di gestione tecnica il nuovo staff tecnico non è neanche lontanamente paragonabile a quello mai sbocciato nei tempi di nash quindi anche solo per questo ti dovrei dire no di sì. Oltre al fatto che ci sono ci sono eh, tre eh, tre all star o wannabe tali, uno dei tre che sembrerebbero giocare e in passato non ci sono mai stati sani, quindi anche solo per questo io dovrei dire di sì. Però avendo tutte e tre la testa che hanno, io credo che si sia ancora lontani quando si arriva ai play che le maglie si stringono, che i possessi diventano decisivi che la tenuta psicologica del gruppo e dei leader del gruppo diventa fondamentale, io penso che lì manchi ancora un bel po'. E non so sicuro che questo progetto possa recuperare in questo senso no? e il tempo perso. È... Quindi, per ora ti dico di no. 19 dicembre 2022. Rivaliamone tra tre mesi. Post deadline. Riparliamone. Potrei anche aver, mi mi apro a ditti e potrei anche aver cambiato idea. Però per ora io continuo a non vederli effettivamente come contender ultima, diciamo, del, del discorso. Poi eh, di, dice, disse The Mellons un sacco di tempo fa. Eh, Ciao vedo, orario di lettura. Stasera vado sul sicuro e dico Dame Time. Eh, ma orario di lettura però non c'è. Quindi Dame Time, che, che, che intendi per Dame Time? Quarto quattro, siamo sicuramente in quarto quarto della, non lo so, 2 ore 06, non lo so. Ti volevo fare una riflessione. Nel calcio storicamente l'attaccante è sempre stato alto e grosso. Invece negli ultimi anni si è passati A attaccanti rapidi e veloci o addirittura si gioca senza centravanti puro. Il prototipo di attaccante moderno, però, è il superuomo alto, veloce e tecnico. Non vedi una similitudine con il centro che starebbe sempre di più scomparendo, ma che vedrebbe la sua incarnazione nel centro alla Wembaniama? Allora, ehm, non ti so fare il paragone col calcio perché mi mancano le basi, va bene. Però rifacendomi a quello che dici te e che prendo per buono, perché non ho possibilità di contraddirlo in questo senso, io vedo nella pallacanestro e nel ruolo del centro, nello specifico, un po' un, un, una sorta di, di corso e ricorso storico, no? di, di memoria, di, di letteratura. Nel senso che, se ci fate caso, per questo tempo fa si era parlato anche del no? tiro da tre, il tiro dalla media, il post basso, nello sport. Non so se veramente è veramente così anche nella moda, ma nel, penso di sì, per quel poco che me ne interesso. Ma nello sport le tendenze sono cicliche. Un ciclo può durare più o meno anni, quindi può essere più o meno duraturo, e quindi avere un impatto più o meno importante nel, nell'evoluzione del gioco della pallacanestro nello specifico. Però prima o dopo si torna sempre dove siamo già passati. Se ci pensate, il centro, quello diciamo statico, dominante degli anni 80-90 è stato superato piano piano man mano che sono arrivati dei centri che magari erano sì un pochino più bassi, ma molto più rapidi, molto più veloci, più perimetrali che sapevano mettere palla a terra e essendo loro la novità rispetto a delle difese che erano abituate ad avere il centro statico all'interno all dell'area, la novità è stata più difficile da marcare. E quindi piano piano tutti hanno rincorso la novità, ci siamo spostati verso quello come paradigma di riferimento e ora sono la maggioranza. Cioè la novità che era di minoranza, piano piano è diventata maggioranza. E però ora. Piano piano vedrete nei prossimi anni, e tutti quelli che provano a contestare questa cosa, io gli rileggo la lista dei nomi di inizio live: vedrete che nei prossimi 10, 20, 30 anni, piano piano comincerà a arrivare un centro statico molto statico molto grosso molto alto importante che sarà la novità sarà in netta minoranza però le difese non saranno più abituate a giocare contro giocatori del genere e se poi dovesse arrivare un secondo e magari un terzo potrebbe tornare una nuova era un giorno dei centri statici importanti sotto Hannet perché è ciclico eh, si gioca sul fatto che la difesa non è abituata a difendere quel tipo di soluzione. Ora nessuno più sa difendere i jumper dalla media. Man mano che dovessero tornare dei giocatori bravi a fare quello, quella diventerebbe piano piano una mossa sempre più utilizzata fino a che nel corso di anni non è una roba che, si, che cambia da partita a partita, sono anni, a volte decenni, però piano piano quello potrebbe tornare a essere una delle principali soluzioni eh, utilizzate dall'attacchi. Ora non si usa praticamente più, è ciclico. Secondo me è tutto... Io, mh, avendo fatto opera di ricostruzione storica delle epoche di pallacanestro che non ho potuto vivere in prima persona e me ne sono dovute andare proprio a studiare sui libri, sulle videocassette nel videoregistratore, penso di essere giunto a questa conclusione. Eh, a questa tesi. Se fossi una persona intelligente, che eh sì, anziché di dirla qui in 5 minuti, in live una sera su Twitch di dicembre, ci avrei scritto un bel saggio, un bel libro, un saggio, e avrei no, provato a mh, entrare nel mondo della letteratura sportiva e cestistica. Ma è risaputo che se c'è una cosa che non so fare nella vita è vendermi bene in questo senso, però è una cosa che penso veramente quindi secondo me tornerà in questo quando, però ragazzi non lo so poi. Dice, dice, dice Gonzalo Piro Butirro. Ciao, vedo, arrivo solo ora perché è più rara una notifica tempestiva di Twitch di una schiacciata a due mani di Maxi Box. Comunque, buonasera. Non so se c'erano altre, altre cose allegate, però guarda che Maxi Box era sottovalutato come atleta. Chiaramente partiva da un livello in cui era difficile riuscire, a... però era sottovalutato. Io voglio, voglio prendere le difese, in questo caso, di Tyron Maxi Box. però che giocatore allucinante. Ma poi c'aveva proprio la faccia da gangster, in senso buono, eh. Cioè, quelli come garbano a me, quelli proprio attivi, intignositi, me, me proprio mi garbava da, da, da impazzire. E ringrazio Twitch, come al solito, che non manda le notifiche nei tempi. Dice Pietro Tassini, ci vedo, provo a romantico vagabondare. 20 e 43. eh! Non ci sei andato troppo distante, eh, stavolta te, 20 e, 39, 20 e 39. Quanto è bello il periodo delle feste, il Natale, rivedi i parenti, si rompe Anthony Davis, eh. Comunque, arrivati a questo punto, chi è secondo te? Eh, chi, secondo te chi è che secondo te la sta facendo più sporca per Wembanyama? Chi invece è la squadra più solida e che può fare meglio, tolte le contender appurate? Allora, tolte le contender appurate. Eh. Complicato in realtà, però secondo me Portland può, può fare un pochino di più rispetto a quello che mediamente ci si aspetta da Portland, perché ha tutti gli elementi al posto giusto, non per essere una contender, ma per togliersi delle soddisfazioni. Quindi, quindi ti dico, ti dico Portland. E, e io non capisco come non si stia prendendo in considerazione il fatto che Charlotte è quella che la sta facendo più sporca. Ragazzi, la melo tra qualche giornata si rirompe. Clippatela, questa cosa, filmatela, screenshottatela, la melo tra qualche giornata si rirompe ma non perché si rompe lui, perché non è possibile che per un infortunio alla caviglia salti un mese e mezzo, poi c'hai una ricaduta e salti un altro mese e mezzo, tra l'altro, un infortunio non grave che non necessita né di interventi chirurgici né di busti né di niente. Secondo me io mi sbaglierò, eh, probabilmente so io che ci voglio vedere di marcio, però questo, questo. Dice Redisle Hafex: eh, Ciao, vedo l'NBA ha annunciato un restyle dei frame individuali. Volevo sapere che ne pensavi se secondo te sono giuste le leggende a cui sono intitolate. MVP Jordan, defensive player Olajuan, Ruhi Chamberlain, sesto uomo Avlicek, most improved player Mihan, clutch player West. Che ne pensi del possibile cambio di logo da West a Bryant? Allora, eh, non mi ricordo forse nella live. Di Serie A si era anticipato qualche cosa. Non mi ricordo, si era parlato un po' di questa cosa qui. Non mi è piaciuta come idea, ti dico la verità: perché fino ad ora erano pochissimi i giocatori che avevano un premio dedicato e allora lì veramente davi importanza no? alla cosa avevo fatto l'esempio sul 6 ora quest'anno tutti hanno il 6 sulla maglia perché è molto Bill Russell e è un'onoreficenza un senza precedenti no? è un tributo che la Lega ha dato al giocatore che ha vinto più di tutti nella storia e quindi questa cosa qui lo rende un unicum all'interno della storia dell'NBA se tutti gli anni che in futuro dovesse purtroppo lasciarci un all star, metti qualsiasi. Dovessero mettere la il numero di maglia attaccato, e, eh, allora a quel punto lì anche il riconoscimento nei confronti di Bill Russell mi calerebbe di importanza. Ora, questi qui che hanno scelto loro non so degli all-star a caso va bene, so dei è tutta gente che potrebbe avere una chance di entrare a far parte del famoso ipotetico goat debate quindi è gente importante, però no più che altro non mi piace la prospettiva perché che fai? cioè, un giorno che magari arriva uno e vince una sfilata di MVP revochi il premio a Michael Jordan e lo dai a quello lì è brutto, no? Oppure lo aggiungi, diventa il premio Jordan e quello lì è altrettanto brutto. E allora cosa sei portato a fare? A inventarti un nuovo premio. Così come quest'anno si sono inventati il premio della squadra col miglior record a fine anno. E, però anche questo, no? Cioè, perché ti devi inventare 80.000 premi? Alla fine se premi tutti è come se tu non avessi premiato nessuno. Famoso giardino pubblico, no? Giardino pubblico, lo sapete, si è detto altre volte, è di tutti perché è pubblico e quindi non è di nessuno. Non è mio giardino pubblico, è di tutti, quindi di nessuno. E qui è uguale, cioè, mh, no? Non mi piace. In generale non mi piace l'idea. Poi sulla scelta dei vari accoppiamenti premio giocatore, mh, sì, ci può stare, però non mi piace l'idea. Così come invece al lato opposto io non sarei uno di quelli che proprio per partito preso ti dice di non cambiare il logo di Jerry West con quello di Hobby Bryant perché sinceramente io sento un, un attaccamento emotivo molto più forte nei confronti di Hobby Bryant. Piuttosto che a Jerry West, ma perché io ho vissuto l'epoca di Hobby Bryant e quindi secondo me ci potrebbe anche stare ora il cambio, così come magari tra 40 anni ci sarà un giocatore che per quelle generazioni lì ricoprirà un, 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 un elemento anche simbolico e affettivo più presente rispetto all'eventuale Hobby Bryant per noi, no? Però questo significherebbe avere un logo che cambia, magari non su base sistematica ogni 8 anni, ma nel tempo, che muta nel tempo. E l'NBA non vuole questo, così come nessuna casa eh, che ha un, un logo eh, ormai storico e funziona da tanti anni, vuole nessun tipo di restyling. Pensate che la Coahola faccia il restyling del logo? Pensate che la Nike faccia il restyling del logo? Magari fai delle varianti per delle edizioni speciali, ma il logo è quello perché? Perché è un simbolo, perché è identitario. Se pensi al baffo della Nike è quello, e quindi non lo puoi cambiare. E la Coahola non cambierà mai è il logo e l'NBA non cambierà mai il logo, secondo me. Per quanto per noi Jerry West, no? Sì, insomma, telefono. Questo è Jerry West che, che giustamente dice: oh, eh, però immaginatevi voi per i giovani di, di, del futuro tra 50 anni. Che Jerry West a quell'ora c'è cioè, di senso, no? Eh, questo è, questo è. Però ecco, sui, sui trofei, idea mia, poi eh, penso, e magari molti di voi la pensino anche al contrario. Francesco Donati, ciao io tutti i dai dei tempi, dei video sull'iFAD eh, non c'è neanche più sul canale. In realtà c'è, ma è nascosto perché non aveva senso. Era un solo video fatto sull'iPad. Però, allora, se proprio si vuole fare un discorso fatto bene, va bene. Io un giorno quel video lì lo rimetterò pubblico. E cosa dicevo io in quel video? Che un giorno la Apple avrebbe portato il mouse o il trackpad sull'iPad. Io lo dissi anni prima che la Apple effettivamente poi facesse la Magic Keyboard da 400 euro per avere un, un trackpad sull'iPad. Capito? Eh? E io, eh, uno dice sulla tecnologia dove fai il canale, no? sulla pallacanestro, e lì la seccavi i pronostici comunque. Eh, ho seguito tutte le live della quarantena su YouTube e in onore ai gloriosi tempi andati mi prendo l'onere e l'onore di chiedere, ma Zion, ti ripropongo poi una domanda che ti avevo fatto anche a suo tempo, vedremo mai un video in cui ci racconti la tua carriera? Sei un grande, continua sì, grazie, grazie mille. Allora, sul video della mia carriera in realtà ogni tanto ciclicamente in, in diversi me l'avete chiesto, però io continuo a reputarlo un argomento di nessun interesse. Poi in realtà... Visto che ogni, ogni tot qualcuno lo chiede, in realtà dell'interesse c'è in giro, no? M -m anche solo per mera curiosità mi rendo conto che uno cosa. Però io che l'ho vissuta veramente mi sembra un argomento di nessun interesse, perché è stata una carriera infima, no? In c'è senso. Però visto che ogni tanto viene chiesto. Potrebbe, potrebbe esserci, potrebbe... Ora intanto sto pensando a quando piazzare la live extra cestistica, in tanti avete richiesto, eh, In quel senso magari qualche cosa si può già dire, anche se è comunque pallacanestro, però insomma è, è diverso rispetto, rispetto, rispetto al solito. Quindi non lo so, non dico di no, ecco, mettiamola, mettiamola così. E su Zion, ragazzi, ma che gli vuoi dire? A uno in quel modo io gli auguro soltanto di non avere nell'albero genealogico nessun gene appartenente a, a un qualche tipo di, di, di incrocio alla lontana dei parenti, degli zii, dei nonni e dei cugini con l'albero genealogico di Anthony Davis. Io gli auguro altro che quello. Perché se quello rimane in piedi è, è un carratrezzi, ma proprio cingolato, per cui è uno, aspetta, è uno dei giocatori per cui io perdi il capo. Però chi lo sa se rimane in piedi. Io tutte le volte lo vedo mi, viene, mi fa venire una paura. Lui e, e Jamoran sono i giocatori che, che io proprio ho proprio più paura di... Beh, Anthony Davis è fuori scala. Ma quella, lui e Jamoran sono i giocatori che io ho più... Perché Jamoran mi sembra che quegli stinchi siano sempre più secchi e eh, invece l, la, la, la camminata di Zion mi sembra sempre più un incedere, sempre più problematico dal punto di vista posturale. Quindi io sto proprio male a vederli giocare. Questa è un po' la cosa che, che posso riassumere poi, poi c'erano delle altre cose allora c'era Delfino Curioso DM che si è abbonato lo saluto, lo ringrazio gli do anche il benvenuto perché dice qui Twitch essere il primo mese e è tra l'altro una citazione a una pubblicità di tanti anni fa che i più giovani probabilmente non hanno neanche mai visto erano Delfino Curioso e Cavallo Goloso se non vado errato e era la pubblicità delle io le, queste cose qui le, le pesco tutte e, e, e apprezzo la citazione. Apprezzo, apprezzo la citazione, e poi c'erano anche dei beats c'erano anche dei beats eh, pel di carota Daywalker walker che risaluto e ringrazio 100 200 300 bits. Ci cioè, vedo ho mancato qualche minuto qua e là di questa live quindi non sono sicuro se ne hai già risposto quindi chiedo una domanda non mia ma bosch perché è sopravvalutato sì in realtà se già risposto per cui non mi dilungo troppo ti dico solo che eh, ci sono quei due episodi di cui si parlava che secondo me ne hanno un po' glorificato ecco, l'immagine pubblica e noi ci abbiamo impressa nei ricordi, il tap in, no, il tapin il tap out per pe Ray Allen e i problemi fisici a fine carriera, solo per questo, poi per il resto, si parla comunque di grande giocatore eh? al di là di tutto, poi se, se ti recuperi il pezzettino, l'ho spiegata, spiegata meglio. No, che perdono! Grazie, anzi, a prescindere a prescindere da tutto. Eh, poi, 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 eh, dice Leonardo Germanese: Edo, ieri è stato uno dei giorni più belli della mia vita, essendo per metà argentino. Sono bellissime le emozioni che ti dà lo sport. Volevo sapere qual è la partita nel complesso più emozionante per te: se un titolo della menzana, se la nazionale, o se una gara 7 NBA. Grazie di tutto. Allora, premesso che. Io non sapevo che ieri, ve lo giuro, io vi, vi giuro questa cosa, io non sapevo che ieri, non vi sto raccontando, boiati, cioè chi, chi ormai è qui da tanto tempo conosce bene la mia persona, le mie abitudini, sa benissimo che in, non sto raccontando boiate. Io non sapevo né chi c'era in finale dei mondiali, né che c'era ieri. Io non lo sapevo. Ieri è passato il mio babbo da casa, ve lo giuro, e mi ha detto, ma non guardi la partita, fuori a giro non c'è nessuno. Quando ha detto fuori a giro non c'è nessuno, io ho subito mentalizzato il fatto che non poteva riferirsi alla partita delle 5 della Lega Basket, perché quando gioca alle 5 la Lega Basket, che ieri giocava a giro, va sicuro che c'è tutta la gente che c'è, di nessuno si ferma per guardare. Quindi ho capito che doveva essere un'altra partita. E allora eh, ho capito che c'era la finale, l'ho messa e ho visto che c'era Argentina contro Francia, io l'ho messa che era 2-0 per l'Argentina, ho detto vabbè è finita, ha vinto l'Argentina, per me... Cioè, finita lì. Poi, invece, ho saputo che è stata abbastanza interessante la cosa. Quindi, mi dispiaccio di non averla vista. Hanno scelto un giorno sbagliato. Probabilmente non si erano sentiti con Petrucci. Eh, L'hanno messa nel giorno della Lega Basket. E quindi, eh, io ho guardato la Lega Basket. però è un problema che non hanno. No, se, se chiamavano a Petrucci, Petrucci cioè, cioè Guarda, oggi c'è la Lega Basket. La finale dei mondiali di calcio, spostatela. Eh, grazie. Quindi, questo. Però, al di là di questo, io credo voi perché ero piccino. Voi perché tanti di quei giocatori all'epoca eh, praticamente l'avevo visti quasi solo in nazionale pochissime altre volte. Voi perché era la prima mh, vera grande manifestazione eh, che, a, che, che vedevo di nazionali, voi perché è stata l'ultima cosa che si è vinto. Eh? Però io credo la finale dell'Europeo del 99 con Myers che alza la coppa è stata la partita che mi ha, ha trasportato di più. Poi sapete, io non sono, non sono tifoso di, di, di nessuna squadra in particolare. La nazionale è quella per cui proprio sento l'attaccamento da tifoso. E quindi forse anche per quello, sicuramente. Poi... Ci sono state delle partite anche più belle, che, che mi sono piaciute di più. Però dal punto di vista del trasporto emotivo, è eh, questo. Eh, anzi, tra l'altro, fanpage... Se, no fanpage, fanpage del canale. Se ci siete, ho visto Raffaele prima. Sono curioso, fate un sondaggio, se avete voglia e tempo, sulla fanpage... Per chiedere a noi della community... Cosa, cosa pensiamo noi della community sul goat debate del calcio che ora sta avvenendo tra Messi e Maradona? Perché ho visto che è uno degli argomenti che sta tenendo banco sui social, al quale io ovviamente non so rispondere, e sono curioso di sapere cosa ne pensa la community di questa cosa. Per capire, per darmi una, una risposta che posso dare anch'io ora nelle feste, quando si va a cena con la gente che parlano di questa cosa, io almeno so che cosa dire. Capito? Fatemi sapere. Ehm, questo. Ehm, poi. Dove si era arrivati? Kobe Bryant Forever 8 dice. Cioè, vedo i Nets sembrano veramente rinati. Secondo me per puntare al titolo cosa gli manca? Secondo me un centro decente sarebbe la soluzione, oppure che trade dovrebbero fare? Sì, a livello tecnico un centro servirebbe. Però se pensi che tutte le volte che hanno avuto anche solo qualcosa che vagamente gli assomigliava Jarrett Allen era un buon centro di Andre Jordan, vagamente gli assomigliava a un buon centro. L'hanno dato via. Quindi non so sicuro che rientri nei piani tecnici no? della, della franchigia. È uno di quei casi in cui secondo me, mettendo mano al mercato, rischi ora di fare più danni che altro, perché tuttora non hai capito bene cosa può servire a quei tre per riuscire a rendere al meglio ognuno nel suo. È un po' troppo presto secondo me per mettere mano al mercato. Però poi dall'altro lato vedi che sei riuscito a tenere co, con le unghie e con i denti Heidi e Kyrie Irving probabilmente un altro anno non ce la farai e quindi in quel caso lì è troppo tardi. Eh, io non farei niente. Ma non, non perché così facendo... Diventi automaticamente una contender? Ma perché ci sono dei motivi per i quali è troppo presto per il mercato e ci sono altrettante valide argomentazioni per le quali è troppo tardi. Per cui rischi di fare un, un disastro. Rischi anche spari nel mezzo e, e se, se azzecchi, no? rischi anche di fare la mossa. Però è veramente molto rischioso, forse troppo. Quindi io forse alla deadline eh, non farei niente. Vedi però che anche la chat con Messi e Maradona un pochino si è, è ringalluzzita sul calcio, mi rendo conto. Io, io metto bocca su questo perché, per l'amor del cielo, io non, non ho, cioè, a malapena riesco a capire chi, chi sono Messi e Maradona, quindi non ho, non ho voce in capitolo e non eh. posso, allora, ma, ma perché io mi devo proprio sempre per forza in tutti i modi e, e fa, fa, fare dei nemici? Allora, da totale ignorante assoluto di calcio, ma proprio i, la peggiore, no? Quindi, vedendo esclusivamente gli... Io non ho mai visto, mai visto nella vita una partita intera né di Maradona né di Messi. Quindi, quanto può valere la mia opinione? Ma, cioè, no? Niente, meno di niente. Vedendo esclusivamente gli highlights... Esclusivamente gli highlights, e da uno che non si intende niente di calcio, quelli di Maradona mi hanno divertito di più. Però, ecco giusto per, giusto per creare un po' di, 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 pole, di flame, eh, cioè non ho... bah, dico solo questo, dice Lolo Hov. Ciao Vedo, uso il mio primo messaggio riscattato di sempre per parlare di Markel Fulz. Ieri sera ho visto la partita di Orlando e gli ho visto fare cose veramente buone a sprazzi, soprattutto in difesa. Pensi possa riprendersi a essere un buon role player in questa lega? Secondo me, paradossalmente sì. Perché paradossalmente? Perché io lo considero già da... Diverso tempo purtroppo finito. Perché nel momento in cui te sei stato scelto così in alto al draft e hai dovuto affrontare quel tipo di aspettativa, qualsiasi cosa tu possa fare sarà sempre un. No? Così. E è un peccato perché quantomeno Derry Cross, lampi del suo potenziale ce l'ha dati qualcosa l'ha raggiunta in carriera. Markel Fulz neanche, non sto paragonando i due, eh, ci mancherebbe altro, però in termini di aspettativa e quello che ha tirato fuori, per i motivi di infortunio potrebbero essere paragonabili, fatte le dovute proporzioni. Mm. Purtroppo c'è un limite fisico strutturale dal punto di vista del rilascio che secondo me non è colmabile neanche col duro lavoro perché si tratta proprio di problemi anatomici dovuti agli infortuni, quindi secondo me più tanto di quello non può fare. Io fossi in lui, proverei a costruirmi una buona, molto buona carriera da altre parti. Lui non lo farà mai, inseguirà il sogno NBA finché può, per certi aspetti, soprattutto per quello economico, fa bene a fare questo, però poco più. Che un role player veramente poco più e Orlando in questo senso non è il posto giusto perché ce n'è tanti di giocatori come lui Cole Anthony più o meno è in quella posizione, Jonathan Isaac, più o meno è in quella posizione. E... Boh, tu ti li recupererai? O nessuno, più facile, nessuno per come sono messe le situazioni quindi, boh. Però mi dispiace, mi dispiace veramente. C'è un video anche credo sul canale di tantissimi anni fa, dedicato esclusivamente proprio un monografico su Markel Fulz. Non mi ricordo neanche che Dissi ai tempi, figurati. Poi, eh, dice Cash33: Edo, buonasera, pensi che se Arden si mette a fare il play, e quindi si mette a disposizione della squadra, può rendere i Sixers una contender? Può essere il miglior play della Lega? diciamo che secondo me l'anno scorso ci ha provato con buoni risultati dal punto di vista personale ma non è quello che serve alla squadra secondo me cioè secondo me alla squadra serve Arden per poter avere delle, delle possibilità no Arden che gioca per gli altri e si mette al servizio di Embiid, di Maxi che gioca in è anche bravo a fare questo, cioè Arden è uno che se volesse oggi potrebbe vincere la classifica degli assist di stagione regolare. Non ti dico senza problemi, ma insomma la potrebbe vincere. Ma non so sicuro che sia quello che serve ai Sixers in questo momento. Secondo me se ci vogliono avere una chance Arden deve essere Arden e deve fare Arden dei Rockets. Non è detto che vincano, però è l'unica strada per poterci provare, provare quantomeno. Non è neanche detto che lui ce la possa fare a essere ancora l'Arden dei Roads, ma questo è un po' un altro, un altro discorso. Dice 13 Panda con il whisky: ricordo, siamo sempre nei messaggi riscattati. Di cioè, solito oggi ci faccio una domanda su un personaggio che mi ha affascinato molto come allenatore, ma di cui so veramente poco della sua. come giocatore, quindi, ma di cui so veramente poco della sua carriera da allenatore, oppure il contrario, non lo so. Cioè Larry Bird, che tipo di allenatore era? Mi sembra di capire che la sua carriera da allenatore durò poco. Come mai. Un mix di cose, eh, sia mh, risultati altalenanti con almeno una delusione importante, sia il fatto che, e questo è più importante all'interno della decisione di interrompere la carriera da allenatore, l'ha detto anche lui in diverse situazioni, si era reso conto di non poter essere, di non avere l'attitudine per poter essere uno dei migliori allenatori della storia. E siccome lui non gliene è mai fregato niente di arrivare a secondo, e quando giocava lui era uno dei migliori giocatori della storia, probabilmente per diversi anni è stato anche il numero uno della Lega e sicuramente per tanto tempo è stato il numero uno dei tiratori, non gli è mai interessato di avere una buona carriera da allenatore. Eh, lui più volte ha detto, se io avessi avvertito dentro di me e intorno a me anche solo una possibilità di poter diventare uno degli allenatori più forti di sempre avrei continuato a fare allenatore ma non, non l'ha avvertita e quindi poi c'è stata una delusione importante qualche, insomma, eh, e quindi poi si è fermata lì la cosa eh, secondo me, ti dico la verità noi qualche cosa ce la siamo persa, perché Larry Bird da allenatore qualche gioia ce la poteva dare eh, gli ho visto tirare fuori qualche soluzione alla ah, Larry Bird erano dei, dei lampi eh, nel senso, il Larry Bird giocatore era un'altra cosa però qualche cosa ce la siamo persa se lui fosse stato un pochino più clemente con se stesso e avesse accettato di poter essere un allenatore NBA, che già è una cosa che riesce a 30 persone nel mondo contemporaneamente a nessun altro su tot miliardi di persone, quindi già sei nel, nel gota assoluto. Se si fosse accontentato di questo, accontentato tra molte virgolette, eh, ci avrebbe dato delle, delle soddisfazioni in più. Però il carattere era quello. E se non aveva il carattere lì, non sarebbe stato Larry Bird. Domani, Fagellone. Sì, sì. Dice Scaso02 Ciao eh, ancora Edo, che ne pensi in generale di Kevin Porter Jr.? Quale pensi che sia il contesto adatto a lui? Grazie ancora per il lavoro che fai eh, Non vorrei essere tranchant eh? Però io penso che il contesto adatto a lui possa essere una squadra con zero ambizioni che dice ok, io ho un paio d'anni di transizione vieni, fai il go to guide da me con nessun tipo di di aspettativa metti in piedi numeri importanti perché quando gli viene chiesto di fare quello mette in piedi numeri importanti stop io non ce lo vedo a fare il role player in un contesto di una squadra che ha un qualche tipo di ambizione perché è un gioco troppo pro problematico tra virgolette eh? Farraginoso da un punto di vista de del, di, di costruirgli accanto un gruppo che funziona e che può avere delle possibilità. Magari parto io con dei preconcetti, però questo è un po'. Poi si è un po'... posso tagliato la pelle e con me lì ha chiuso. Proprio. Se prima potevo avere un qualche tipo, ora posso, eh, per mantenere un minimo, eh, questo poi. Dove sei arrivati? Devin Bucher01. Oiedo, sparo due opinioni impopolari. Sei nel posto giusto. Eh, se Boston tradasse Time Lord per un 5 meno forte ma più affidabile fisicamente, tipo una The o un Turner, per me sarebbe ancora di più una contender. Sai che io su questo sono in, su, sulla logica dietro al concetto, sono molto d'accordo. Tutta l'invettiva precedente su Anthony Davis verteva su questo. Però nello specifico di Time Lord, non essendo Time Lord nel ruolo di Tatum o di Jalen Brown, cioè nel ruolo di giocatore di quantità, ma essendo nel ruolo di giocatore di qualità, secondo me la qualità in quelle cose lì che ti dà Time Lord non te la dà né Adebaio né Turner. Che complessivamente sono dei giocatori, soprattutto a De Baio, molto superiori rispetto a Robert Williams. Ma utilizzato come giocatore di qualità per quelle cose lì, secondo me, Time Lord ti dà un qualche cosa in più. Quindi non sono tanto convinto di questa cosa qui, io a livello personale. Due stupendi video di venerdì, voglio aggiungere una cosa, sebbene sia convinto, è probabilmente una boiata. Penso che se dopo 17 anni Sacramento coronasse l'obiettivo di arrivare ai playoff, io al primo turno non ce li vorrei mai affrontare. Giocherebbero con una leggerezza mentale e un entusiasmo pericolosi per tutti, che è un po' quello che è successo l'anno scorso a Minnesota. Dopo tanti anni, quando torni ai playoff, c'hai la spinta. Non so se magari qualcuno dei più anziani di voi si ricorderà anche la prima volta che gli Warriors tornarono ai playoff. Prima ancora di Steph, io sto parlando di Baron Davis, Monta Ellis, Jason Richardson e quella gente lì, la famosa schiacciata di Baron Davis su Kirilenko quando fai un qualche cosa di straordinario, di epico per la storia della tua franchigia in quel momento lì hai una spinta superiore che poi non è che ti fa vincere l'anello perché poi a un certo punto devi fare i conti con dei limiti proprio, no? però sono d'accordo con te. D'accordo con te, neanch'io ce li vorrei avere contro se ci dovessero, però è ancora lunga in questo senso la, la strada. Poi eh, forse vado un bel off topic, ma che ne pensi della polemica Mike James Scariolo box? And one, ma stupito che Scariolo gli abbia risposto perché conoscendo Scariolo. Tutto mi sarei aspettato fuorché rispondesse entrasse nel merito della questione, cioè, conoscendo Scariolo era una butata di Mike James, la lasciavi andare e si spengeva insieme a tanti tweet di Mike James. E io capisco entrambe le posizioni. Nel senso che da giocatore io penso che la maggior parte dei giocatori di oggi, soprattutto quelli di un certo tipo, la pensino come Mike James. Da allenatore, però, penso che la maggior parte degli allenatori di oggi la pensino come Scariolo. Poi si parla della box and one, ma potrebbe essere un concetto anche ampliabile a molte altre situazioni. Una volta la stessa cosa veniva utilizzata in generale per la zona, no? Eh, Rashid che si metteva in un angolo e diceva io a zona non ci difendo perché la pallacanestro è uno sport da uomini eh? Eh, cioè eh, lì eh, i giocatori soprattutto quelli di un certo tipo la pensavano come lui gli allenatori però dicevano amico se eh, c'è bisogno della zona perché da un punto di vista tecnico ci dà dei vantaggi te difendi a zona e eh, quindi però quello era Rashid e eh, quindi no più poteva niente a che fare rispetto entrambe le posizioni e però in questo caso una frecciatina a Milano gliela vorrei tirare. Mike James rappresenta uno di quei giocatori, non l'unico, ma uno di quei giocatori che Messina non ha voluto in quanto troppo esuberanti, troppo, no? E però poi sul campo almeno un giocatore che va fuori dalle righe in tutti i sensi Secondo me fa comodo E alla Milano di quest'anno Gli manca eh, Quando poi ti prendi il giocatore Che va fuori dagli schemi Ti va fuori dagli schemi Anche nella vita Spesso E ti crea delle polemiche Anche inutili No? Tipo la and One Però eh, Poi ti fa comodo Quando non fai mai canestro neanche a stiantare Averci un giocatore di genere Uno Non tutta la squadra Tutta la squadra Poi eh, ti pigliano il sopravvento Ma uno Secondo me Fa comodo Poi Ehm, dice Raffaele: Visto che Minnesota e Memphis escono sempre nel torneo dei sub e puntualmente perdono, non vengono scelte. La mia vecchiaia mi ha spinto a pensare ai loro due quintetti con i giocatori nel loro prime. Ipotizzando che ci siano tutti i giocatori, anche quelli senza diritti per il cinese: Marbury, Butler, Serbiak, Garnett e Love, Moran, Tony Allen, Battier e Gasolli Datemi questi due quintetti nella realtà e si starà a vedere. Sono molto d'accordo, nel gioco, abbiamo visto. Che no. Ma nella realtà sono molto d'accordo perché hanno quel giusto mix di talento, cattiveria, tignosità difensiva, fisico, anche esperienza. Tiro: so due bei quintetti. So due bei quintetti, sono d'accordo con te. E tra l'altro, a proposito dei tornei dei, torneo dei sub, vi confermo che a oggi il circo di Natale si sta stagliando un'ombra scura all'orizzonte, nel senso che per ora è arrivata solo la formazione del campione. Quindi questo. Vediamo, vediamo come andrà. Poi, poi, poi. Eh, secondo te, chi è il più dotato in NBA? Chiede Dennis Rodman. 70, 777 Se avesse un altro nickname, l'avrei intesa come un, una dotazione di talento, cioè chi è il più dotato, chi ha il più talento. Ma con quel nickname lì, secondo, te, secondo me, mi stai chiedendo un'altra cosa. E allora, dando per buono questo, ti rispondo dicendo che nell'NBA di oggi. Non ci sono, diciamo, delle leggende metropolitane particolarmente significative al riguardo, ma negli anni e questa cosa la trovate anche in diversi Black Jesus e compagnia, c'è stato un giocatore le cui gesta Involontarie, nel senso che eh, trattasi di dono di Madre Natura in questo senso, ma le cui gesta hanno riecheggiato nel, nella storia no? degli spogliatoi NBA. Tant'è vero che eh, gli, gli fu all'epoca attribuito il soprannome di sexy. Sto parlando di Jerome Sexy James. E da loro mh, non ha, non non, il sexy non ha lo stesso significato che ha da, da noi sexy vuol dire no, sensuale, vuol dire ammaliante, provocato. Da loro sexy vuol dire un'altra cosa, molto più spicciola in questo senso. Quindi io non ho... Informazioni, eh, non sono testimone, testimone oculare di niente in questo senso, però riporto, riporto la questione. Questo. Poi, poi, poi. Eh, dove si è arrivati eh, Rafa Monster 28, ciao come va, volevo una reaction su un reel di 21 secondi il video si chiama When LeBron Stare Down MJ io credo che uno contro uno Jordan più come mentalità che giocatore basterebbe LeBron e dove lo trovo però questo reel di 21 secondi cioè come si fa a cercare un, un reel su Instagram credo fammi un po' vedere da, se lo metto banalmente nel, nella barra di ricerca mi dice te hai fumato qualcosa di importante ah su youtube ah, su youtube vedi che già da qui ma esistono i reel su youtube veramente? Sì, forse si può lo so. Fammi un po' vedere, allora when Lebron, ok, già me lo sottolinea, 21 secondi sarà questo. Fammi abbassare, se no qui. Ah ok, me la, me, la, me, la, me la ricordo, me la ricordo. Quella faccia lì di Jordan me la ricordo. Poi vabbè, qui continua, questa mi sa che è, versione, che è la versione estesa. Ah, gli shorts sono quelli che facevo io, ma non sono i reel. Shorts e reel sono sinonimi? Non lo so, non lo so. Non lo so. Comunque ho capito, ho capito. È molto complesso. Io una volta, eh, quando mh, NBA 2K, anzi, forse all'epoca era ancora. Sai che all'epoca forse era ancora NBA live. Non me lo ricordo. Comunque all'epoca lo consentiva, eh, feci ero po' più che un bambino, un torneo di uni contro uni. Quindi, perché all'epoca potevi farlo l'uno contro uno, e, e automatici, cioè poteva, potevi farli in stile quasi gaming. Ora non si può più fare sta cosa, se no l'avremmo già portata sul canale. E lì ebbi delle risposte. Però non c'era Michael Jordan in quell'edizione di NBA 2 Up, o NBA Live, che non mi ricordo. E quindi, quella è l'unica cosa che potremmo avere come base di appiglio. Ci sta dire che da un punto di vista di motivazione, di voglia di prevalere, proprio di, di, di orgoglio, eh, alla fine MJ in qualche modo potrebbe avere un vantaggio nei confronti di Lebron. Ci sta. Lebron avrebbe forse un vantaggio fisico. Eh, ti, ti rimando al video dell'uno contro uno sul canale, quello estivo. Dove anche lì ci ho messo tipo 20 minuti a tirarne fuori le gambe e non ci sono riuscito. Però approfitto per dire al, al cinese che se un giorno volesse rimetterci questa possibilità, noi la porteremmo questa serie sul canale con grande soddisfazione. Assolutamente grande soddisfazione. Poi dice Shekobil, eh, Ciao, io non ti voglio mandare a cenare alle 10, che ore so? Sono le 21.16. Faccio presto. Quali caratteristiche dovrebbe avere il giocatore perfetto per chiudere il quintetto dei Habs? Garland, Mitchell, Mobley e Allen. E chi ci vedresti bene dei giocatori in circolazione? Joe Harris chiuso ai Nets da Watanabe? Come caratteristiche ci saremmo, nel senso che forse servirebbe un giocatore un pochino più difensivo perché Mitchell e Garland sono degli ottimi difensori secondo me, ma non hanno tantissimissima voglia spesso. Mm. Quindi forse è eh, un giocatore un po' più difensivo che abbia... Ma il tiro da fuori... Eh, beh, Cavai Leonard, dice Matteo. Sì, sono d'accordo. Cavai Leonard porterebbe difesa, e esperienza e leadership. Le, le tre cose, soprattutto difesa e esperienza nei playoff, mancano a questa squadra. Però non potendo arrivare, credo, a Cavai Leonard... Giocatore che possa fare il 3, che porti esperienza nei playoff e difesa. Battier gioca ancora? Cioè, Gioca ancora Shane Battier? Non credo, non credo. Però questo è, diciamo, l'identity hit. È più facile a dirsi che non a farsi. Wiggins per certi aspetti ma non te lo danno. Quindi è più facile a dirsi che a farsi, ma l'identity hit, è questo, è questo qui. Poi eh, 2103 eh, ti, hai recuperato sul pronostico ma siamo ancora tristemente in, 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 in ritardo tristemente in ritardo come si è messo invece con i regali natali dice romantico vagabondo fai finta che camilla non ci ascolti allora eh, camilla già ricevuto eh, camilla già ricevuto in realtà non, non l'ha ricevuto ma lo riceve domani il suo regalo di natale e sa già che cos'è quindi ve lo, ve, lo, ve lo posso dire perché è... Quest'anno non ho badato a spese, però bisogna dire che eh, non, è, non è solo, una... ci rientrano un po' di regali, eh, in quella... il MacBook, perché gli si è rotto il computer ieri e siccome deve scrivere la tesi, aveva bisogno in trafine fatta di un computer, gli ho detto va bene, te lo compro io, ti compro un MacBook regalo di Natale and Company ma basta, non ti posso più vedere con quel computer con le Il computer con le ganasce lei aveva un HP vecchio con un adesivo dell'estetista cinica e due ganasce che lo tenevano insieme e quindi gli ho, preso, gli ho preso un MacBook Air M2 bello, mi garba tanto MacBook Air M2 questo poi io non sono uno che fa troppo tantissimissimi regali eh, perché ho, ho avuto sempre persone intorno amici e compagnia con i quali ci siamo trovati d'accordo sul fatto di dire ma non ce li facciamo tanto non è che per cui non è che ho chissà, qualcosa per i genitori ma non cose non cose incredibili eh, e che non vi posso dire perché i genitori sì che guardano la live. Quindi non vi Magari, non lo so, non, non credo. Però... Eh, M2 è roba da chiodi. Mi, mi garba, onestamente, glielo, glielo inviderò un po'. Però... Eh. Purtroppo se vuoi un MacBook, ora ecco, mi rendo conto che cioè, io quando ho visto i prezzi, però eh, il MacBook Air, che dovrebbe essere la linea, tra virgolette, economica rispetto ai Pro, si parte da 1500. Quindi no, però ho detto, vabbè, adesso cioè, scriverci la tesi è un regalo cumulativo, eh, ok, vai, ti serve, eh, però è andata, è andata così. Insomma. Diciamo che fatti uno di regali, ma, ma bello, eh? Mettiamola, mettiamola in questo modo. Questo. Eh, mi ricordo quando scriveva in chat, dice, dice... È il computer che non mette le doppie? Esatto, è quello lì. Che aveva già diversi problemi, Teneva era tenuto insieme da due ganasce. Ganasce! Non è che lo dico io per fare l'iperbole. Da due ganasce era tenuto insieme. Per cui... Camilla mi ha mandato un messaggio per dire: Io non sono Team Apple, sia chiaro perché lei odia Apple. però io sto cercando piano piano di instradarla, no? di corromperla. Eh, anche, anche su questo, eh, però, questo è Tim Cook che ha, ha, chiamato, ha chiamato per dire, per dire che mi ringraziava. Eh, già mai, dice Camilla andiamo avanti, non no, superiamo questa, questa impasse dice Xingxin82 ciao vedo veloce veloce, 40 punti 10 assist e 27 di 27 rimbalzi mai mettere da parte il Joker never underestimate e credo, credo, credo che la mia introduzione di questa live possa essere intesa anche come tributo in questo senso quindi sono, sono molto d'accordo Bada la Camilla che ci ascolta, sì perché lei dopo le nove comincia a tassellare fuori dalla porta, capito? Sì, che è lì che, che preme, ascolta per vedere quanto mi dilungo, per poi dire eh però quella cosa lì potevi anche un dilla, era bello il lotto e un quarto, questo. Poi dice Gallo Jerry: che ne pensi di quello che ha detto Lillard? Anche secondo te è il secondo miglior tiratore dopo Harry? Io sapete che ho la mia idea al riguardo, peculiare, eh, secondo me è troppo forte, anche Harry lo è, e questo un po' sballa, però per essere ridotti entrambi a tiratori sono troppo forti, eh, non so così convinto, però ti dico, io sono innamorato di Damian Dillard, lo sapete. Però io, gente tipo Ray Allen, secondo me, nel, nell'esclusiva categoria del tiro aveva qualche cosa in più. Se poi mi dici che Lillard può stare ampiamente in top 5, sacrosanto. Però il secondo, gente come Ray Allen, gente come Clay Thompson, gente come Reggie Miller, forse, forse c'è qualche cosina in più però Clay Thompson, Ray Allen, Reggie Miller, Stephen Curry e poi ci siamo, eh? poi siamo ai, ai Damian Lillard, siamo ai Larry Bird, siamo a, ai Durante, Dirk Nowitzki, e cioè non è che no? Siamo lì, siamo lì. E poi bisognerebbe fare una distinzione tra chi è stato anche un grande giocatore come tutti questi o chi Kyle Corver e compagnia era lo specialista di quella cosa lì, che è un po', un po' diverso. Poi dice, dice, dice Zifri, oggi è il compleanno di Sabonis Babbo, ma veramente... Fammi un po' andare a vedere, ci sta... Quanti anni fa? Ehm... Sì, 19 dicembre è 64. No, ragazzi, quanti anni fa Sabonis? 2022-1960 58 anni Sabonis. Io non ce la posso fare, ma quanto sono vecchio io se Sabonis ha quasi 60 anni, ragazzi. No, no, ma veramente. Vabbè, comunque approfittiamo per fargli tanti auguri. Sabato abbiamo, gli abbiamo dato un, un cameo nel torneo dei sub, io mi sono emozionato al riguardo. Ciao Vito, siccome è tardi ti chiedo solo se c'è un comando per la sub del Prime. Grazie, content creator numero 1, grazie a te, EB91. Ehm, chat, che cosa significa? Io appena ho capito la domanda, non lo so. Ehm, Prime eh, punto esclamativo prime punto esclamativo punto esclamativo prime punto interrogativo. Io non ho impostato niente. Per cui se c'è è automatico, cioè è standard di quelli classici che so dappertutto nei canali. Se lo dovevo impostare io, non c'è questo. Penso di, di, poterlo, di poterlo dire. Comunque grazie, a prescindere, poi. Eh, Maziz 14 Edo eh, quali giocatori tuttora in attività metteresti in una top 10 all time nel ruolo? Per me Kerry, Paul, Westbrook, eh, Kyrie Irving, Arden, Clay, Lebron, Durant, Kawhi, Yannis e Jokic ma in quale ruolo? PS non considero giocatori dell'epoca di Will Russell, Robertson o West, PPS Howard e Carmelo non sono considerabili in attività My, uh, an, ah, ok, nella top time de, de rispettivo, del rispettivo ruolo. Ok, ok, ho capito, ho capito. Eh, eh, l'ho letta malissimo io. Ma ora l'ho capita. Allora. Kerry Ci sta, uh, LeBron. Ci sta. Durant Ci sta. Iannis. Jokic. Secondo me per il momento non ci sta Doncic, ma perché lui è estremamente giovane e il ruolo c'è cioè, estrema eh, abbondanza nel ruolo, ma è lì comunque. Mm. Ci sta Westbrook, non sono sicurissimo di Harry Irving. Eh, poi anche qual è il ruolo di lui, è una bella domanda, anche quella. Chi mi sto dimenticando? Eh, Arden Harden se lo consideri guardia, ci può stare, siamo ai limiti. Chris Paul se lo consideri play, sì, Chris Paul è play, ci sta, ci sta. Chris Paul secondo me ci sta. Clay Thompson secondo me sta fuori e mi dispiace tanto e mi dispiace tanto ma secondo me sta fuori. Arden ragazzi il ruolo è complicato il ruolo della guardia eh? è complicatissimo secondo me è il ruolo più complicato perché c'è un'abbondanza una, un di giocatori che secondo me Arden eh, ci sta. Ma è... se ne può discutere. Se ne può discutere per me, è il quarto all time. Chi ci metti nei primi tre? Allora, ora so a questo punto sono curioso. Però, ragazzi, è complicata, eh? è veramente complicata. Kawaii, kawaii, secondo me, ci può stare. Come lo consideri? Kawaii? Alla piccola? S sì, ci può stare, ci può stare. Anthony Davis dell'ultimo mese? Sì, se fosse Anthony Davis dell'ultimo mese ci starebbe, assolutissimamente. Eh, ah, MJ Hobby Wade, sì, ok, non avevo considerato una cosa che te giustamente però avevi, avevi scritto. Non consideri i giocatori dell'epoca molto passata. Io, io ho fatto i conti all time, ok? Eh, sì, se se ne fa una questione di epoche, diciamo, dagli anni... Eh, 90 in poi si sì, ci sta tranquillamente se se ne fa una questione all time, però eh, sono so, so tanti in guardia, sono veramente tanti e qualcuno devi mettere fuori, è un casino quindi è complicato, però a risposta di questo vi posso dire che c'è un traguardo del canale, che non mi ricordo più qual è, ma lo trovate a fine di ogni video, quando si arriverà, a, se mai ci arriveremo a quel traguardo, uscirà il video con la mia top 50 all time, e allora lì poi ci prenderemo a male parole, ci tireremo tutti i piatti che non ci siamo tirati in questi anni di rapporto dice Lollo2F. Allunghiamo ancora la live, non sia mai che sia sotto le 3 ore, ci mancherebbe, siamo già a 3 ore e 2 minuti. Embiide tutti i limiti che ha palesato la costruzione senza senso del roster, ma per me il problema dei Sixers è Rivers, un allenatore estremamente sopravvalutato che ha vinto il minimo per il talento che ha avuto tra le mani facendo innumerevole figure barbine. Capisco che gli venga imputato un certo carisma, ma se hai solo quello, ci esco a cena e non lo faccio head coach. Comincia a essere l'opinione di maggioranza attorno alla figura di Doc Rivers che secondo me è all'ultima chance di avere una contender o wannabe tale. Si può discutere, ma secondo me è così. E siccome non sono convinto che riesca a vincere con questi Sixers, anzi. Probabilmente vedremo il, il, il seguito della carriera di Doc Rivers molto ridimensionato in termini di blasone delle fanchine in cui sederà. Con, si è, futuro di sedersi. Sederà. Sede. Sederà, sì. Eh, quindi, capito, eh, però io non so se si, siederà o sederà. Ragazzi, dopo tre live io non so più neanche coniugare i verbi. Il futuro di sedersi. Siederà, dice Devin Booker. Camilla, il futuro di sedersi. Eh, ma egli? Con la I? Anche secondo Camilla siederà. Quindi sono solo stanco. Bene, eh, però io sono convinto che se questo progetto non dovesse, come possibile, arrivare a compimento con la vittoria dell'anello, il problema a largo spettro sarà identificato in Mbit. Perché c'era un progetto Sixers anche prima di Doc Rivers, ma non c'era un progetto Sixers, inteso come questi di ora, prima di Mbit. Quindi. Questo. Poi tre ore l'abbiamo trovata. Ciao Edo, che ne pensi dell'attribuzione dei nomi agli awards? Dice a CP, se ne è già un po' parlato per cui non, non mi dilungo. Eh, ti dico solo che non mi è piaciuta troppo l'idea. Poi l'attribuzione dei nomi, la scelta dei giocatori ci può stare, secondo me, ma l'idea non mi è piaciuta. I motivi le, li trovate li trovate in live, se ne è parlato prima. E poi dice Giovanni Freda, giusto per dire che tre ore e mezza fa ho fatto la sub e te sei ancora in live, che grande che sei, grazie, 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 grazie mille. Siamo arrivati in fondo, siamo e quindi do, do, triplamente, triplamente, io sono sfinito alla fine di queste live, per cui vi ringrazio anche solo di, di esserci stati, coloro i quali sono superstiti meritano il mio più grande, un caloroso abbraccio, il mio più grande ringraziamento. Signori. Siamo arrivati in fondo, e invece no! Perché ci sono dei beats. Aspetta che l'ho visti passare. Che l'ho visti passare di Raffaele che risaluto e ringrazio di cuore. Aspetta, dove sei? Eccoti. Eh, edo, più di tre ore anche stasera. Grazie davvero per la compagnia. Ti lascio con una morale. Chris Bosch ha due anelli solo perché è amico di LeBron. Quindi se nel 2010 amico di LeBron fosse stato Bargnani, avrebbe vinto lui e ora il mago poteva viaggiare in, mo in mondo con due anelli in tasca. Non lo so. Però... Potrebbe essere una sliding door che magari un giorno un regista di Hollywood. Chi lo sa, no? Il Barniani Gate, no? Chi, chi può mai saperlo? Magari uno invece di due, ma uno. Per sbaglio, no, non lo so. Potrebbe. Potrebbe, potrebbe anche essere, non si può sapere. E poi dice Dodomeo, buonasera signor Edoardo, le vorrei chiedere, con, con, dico tanta, con dico tanto rispetto, ringrazio. Visto che Doncic fu scelto alla 3, nonostante fosse già campione MVP di Eurolega, scandalo. Per l'NBA allora, sembra sia più adeguata la preparazione che deriva dall'NCAA. Cosa ne pensa, riguardiamoci del tu, assolutissimamente. Purtroppo è vero. Eh, anche all'introduzione di questa live, dove io ho nominato tutta la gente che è stata scelta prima di Yohic, va bene, tutta la lista, i 40 scelti prima di Yohic, c'è gente che aveva alle spalle una anche mediore, ma comunque carriera in CIA. E Yohic fu preso alla 41. Non è vero che chi arriva dal, dall'Europa ha una preparazione inferiore, anzi, lo dimostra Jokic, lo dimostra Doncic, lo dimostrano tutti quegli che nel frattempo sono arrivati in NBA. E piano piano l'NBA si sta adeguando in questo senso perché Nyama arriverà dall'Europa e sarà numero uno con tanto di hype. Però all'epoca c'era ancora un po' di stigma e quindi un giocatore che avevano visto sott'occhio, l'avevano avuto sotto mano si fidavano di più rispetto a uno che si sì, ha vinto, ma, in Europa, ma chi l'ha visto in Eurolega laggiù? in Europa, lo questo, ma è biondino, piccino eh, all'epoca pensavano questo, ti vorrei dire che ora è superato al 200% come stigma sociale ora è superato eh? al 200% no però è superato, mettiamola così in tutto questo dice Crazy DD: Io sono arrivato alle 7 sono andato a mangiare, ho guardato un documentario e sei ancora in live. Camilla mi dispiace, siamo con te. Vi sta odiando a voi che vi state, che state arrivando ora, capito? Sulla sirena tipo, tipo Buzzer Beater. Però in fondo ci siamo arrivati per davvero. Domani c'è il pagellone, va bene? Sulla Lega Basket. Noi ci si rivede in live su Twitch giovedì con il gruppo di recupero e se dopo 3 ore e 9 minuti di live mi fate fare anche il circo alla vigilia della vigilia di Natale, niente, si fa. Forza, va fatto eh? questo. Grazie a tutti, signori miei. Vado a, a, a morire sul divano, credo. A questo punto, eh? commento anche Masterchef. Ma io guardo ogni osa, senza problemi, a diritto.